Baccalauro, ma lo senti anche tu questo cattivo odore? Da quando sei entrato tu un po' di più. Ma dove mai sei visto? Non se ne può più. La sala dei professori in una palestra. Soltanto 15 giorni e potete tornare alla vostra sala dei professori, aveva promesso la preside. 15 giorni, altro che 15 giorni. Oggi sono esattamente 3 mesi che siamo confinati in questo postaccio. E che è successo? Assolutamente nulla. In sala dei professori continua a piovere acqua giallognola dal soffitto, di dubbia origine. E noi, costretti a mettere le scarpe da ginnastica ogni volta che veniamo qua, perché se no si rovina il linoleum, dice la preside. Ma che vergogna, che umiliazione. Vabbè, Baccalauro, che ne dici? Che vergogna, vabbè. D'altra parte è veramente seccante. Metti le scarpe, togli le scarpe, metti le scarpe, togli le scarpe. Non se ne può più, veramente. Forse tu non lo senti, ma c'è veramente un cattivo odore. Lo sento, lo sento. Pensa che soltanto per sbaglio, per miracolo, l'altro giorno ho evitato una pallonata dritta in faccia. Stavo andando al creatore, come la nostra povera collega Serino, che Dio l'abbia in gloria. Guarda, questo è il suo cassetto. Vedi, è morta da 5 mesi e nessuno è venuto a ritirare la sua roba. Le mentine della Serino, ti ricordi? Stava sempre con le mentine. Ne vuoi una? No. È buona. Vedi, guarda, c'è una spazzola addirittura con i suoi capelli. Che schifo. Il registratore della Serino, guarda. Attenzione ragazzi, oggi impariamo in uno delle tre alte. Ripetete con me, questo filo sciocca, ma con gran pena nere. Deve essere difettoso, appena lo tocchi parte. La Serino non era più la donna energica di una volta, cara Baccalauro. Aveva preso il vizio di registrare le sue lezioni e poi mandava il registratore in classe quando stava poco bene. Pensava ai fatti suoi. Che riposi in pace. Ah, ma zitto un po'. E chiudi quell'oculo che non si può lavorare. Su. Allora, qui ci abbiamo Cardini. Cardini Marco. E te lo raccomando questo qua. Allora, Cardini ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Bravo Cardini. 16 assenze al secondo quadrimestre, più quelle del primo, che erano 10, totale 26. 26 assenze su 42 lezioni effettive, mica male. Ma Tozzi, ma te ce l'hai presente questo Cardini? Ce l'ho presente! L'anno scorso, esattamente di questo periodo, è stato lui a scrivere Mattozzi Verme sul muro della scuola. Certo. Che altro ha combinato? C'ha un'interrogazione sola, a marzo, e gli ho pure messo 3. Buongiorno, buon appetito. Buongiorno. Buongiorno. Mamma mia, che schifezza qua dentro. Ma come vado a mangiare con questa puzza di sudore, e di calzini sporchi? Mamma mia. Avete lo stomaco di ferro. Ma non era meglio la pioggia di piscia nella sala professori? Lo dico sempre io alla preside. Ma non era meglio che ci metteva nella sala nel laboratorio linguistico? No. Quello è sempre vuoto. No, il laboratorio linguistico è pieno di topi. Ah sì, perché qua no. Ah no, la Alinovi dice che ne ha trovato, o ne trovò uno nel suo cassetto. No, di questa porta. No, te lo raccomando Alinovi, quella è più buciarda di Pinocchio. Allora, Cardini c'ha un compito solo, però con 7. Avrà copiato. Sicuro, adesso lo controllo subito. Sicuro, questo ha copiato. Ne vuoi un po'? No, grazie. Ma un complimento, è buonissimo. No, grazie. Come avessi accettato? A che ora è lo scrutinio, Vera? Alle 3:30. Ho chiesto a Vera, che risposta? Olindo! Oh, che vuoi? Ma che fai? Che ci vedi con il solio, ho messo le scope a posto. E che ha? Sa professori qua, devi sapere il ripostiglio delle scope. No, infatti questa è la palestra.
La palestra, è mica il consiglio delle scope, forza, portatele via. E te porto, lo sgabuzzino è pieno dei materiali dei muratori che hanno lasciato lì. Ce lo posso mettere? Ho capito, Folino, non possono stare qui, portale da un'altra parte, dai, su. Sì, sta a vedere che mo me li porta a casa. Ciao belli, vi saluto. Ciao belli. Ciao belli. Non c'è più religione. È detto da te. Sto compito ha fatto bene. Ma se io gli avevo messo 7, vuol dire che non avevo potuto dimostrare che aveva copiato. E poi ci stanno soltanto 3 errori. Questo non è nemmeno grave. Ciao. Scusa, mi fai passare? Grazie. Vabbè, su Cardini mi deciderò in consiglio. Intanto gli metto 3 all'orale e 6 allo scritto. Cardini ha molti problemi. Tutti abbiamo dei problemi. No, non cominciamo con i problemi, Consolino. Te lo ricordi che l'anno scorso è stato lui a scrivere sul muro della scuola Mattozzi Verme? Questo è quello che hai sempre sostenuto tu, ma non è stato mai dimostrato. Sì, vabbè. Tuttavia noi lo bocciamo anche per quella scritta. Ed era già ripetente. Che volete fare? Lo volete bocciare per il terzo anno? Non studia molto, però è un ragazzo che ha delle qualità. No, ma per te non c'è studente che non abbia qualche qualità, eh? Se rispettano le regole della grammatica, allora sono bravi. Se invece infilano un errore uno dietro l'altro, com'è che dici tu? Sono dei creativi, ecco, sì. Ma tu, un deficiente, nella tua carriera, l'hai mai incontrato? Perché sei arrabbiata con me? No. Consolino, la collega vuole dire che un po' di grammatica a questi ragazzi, non farebbe male. Se noi continuiamo a incentivare la mancanza di rispetto, è normale che poi andiamo a leggere sui muri della scuola Mattozzi Verme. E non è bello. Questo Cardini qua, quando io leggo in classe L'arte di amare di Erich Fromm, comincia a gemere in maniera imbarazzante. Ti pare bello? Non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Sì, vabbè. Però a me non mi va di prendermela con i più svantaggiati. Ah, quindi vuoi dire che noi ce la prendiamo con i più svantaggiati? Beh, Consolino, non ricominciamo con questi discorsi, Mattozzi, io per questi discorsi nel 1970 mi sono preso un lacrimogeno qua, sì, sul petto, sì, hai capito? Bandi era rossa, la trionfera, avete fatto i guai. Lo fai il sarcasmo. Intanto io sono venuto all'ospedale con versamento pleurico. Sì. Io porto ancora i segni di quel lacrimogeno. No, guarda, che schifo, ma come? Oddio, che schifo, copri quei peli, ma che? Ma che veramente, davvero, colleghi, vi prego, copri, che vergogna. Io vi volevo avvertire, siate prudenti, Io non sono un puritano, lo sapete, mi sono mai lamentato durante la visita a Verona, no, ho mai piantato grane, no, ho detto vabbè che male ci sta, ai ragazzi ci penso io e amen, però vi volevo dire adesso un suggerimento, prudenza. Ah, Mattozzi, ma a parte il fatto che ai ragazzi ci abbiamo pensato soprattutto io e lui, esatto. Ma pure tu, ma continuate con questi pettegolezzi. Guarda, sei peggio di Cirrotta e Alinovi. Brava. Basta, ho detto tutto. Senti, invece di fare Totò Peppino, ho detto tutto. Vieni qua, no, resta là. E spiega quello che devi dire. Non devo dire proprio niente, non devo aggiungere nulla. A buon intenditor, poche parole. Baccalauro. Fate i bravi, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Vado al bar a bere una cosa che mi è rimasto tutto il supplì in gola. Mi porto un caffè, un sugo di frutta? No, vai. Senza complimenti. Vai, non ci serve. Fate i bravi, voi lo sapete. Osanno nell'alto dei cieli, osanno. Va Mattozzi, va, e che la Madonna t'accompagni. Mamma mia, quanto puzza questo. Ma questo non si lava mai, si deodora soltanto. Che schifo. Ma io dico, possibile che uno che parla di anime e di santi poi deve puzzare sulla terra in questa maniera? Vopaca matti. Yeah. Ma li avete letti i giornali? Ah sì, poverino quell'immigrato picchiato. Ma chi se ne frega dell'immigrato? Io sto parlando della V-forma. Di che? Della V-forma.
Vipoma. Ah, la Vipoma, la Vipoma. Mamma mia, qua è sempre peggio. In ogni modo, se questi trovavano un accordo, l'orario di lavoro va a finire che ce l'aumentano, è per davvero. Ma che sono anni che lo dicono, poi non lo fanno mai. Se i sindacati stanno sempre a chiedere aumento di stipendio. Ma perché fanno male a chiedere aumenti di stipendio? No, domando, tu ritieni di essere retribuito adeguatamente, non ho capito? No, assolutamente. Ah, ecco. Ma guarda, anche solo l'idea di sopportare questi selvaggi, per più di 18 ore a settimana mi fa inorridire. Io ci tengo la mia salute, Cozzolino. Chi se ne frega dei soldi? Ale, champagne, chi se ne frega dei soldi? Che te ne frega dei soldi? Tu vieni da una famiglia nobile, sei ricco di famiglia. Se dovessi vivere di stipendio, come faccio io, e campare una famiglia, non la penseresti in questa maniera? Perché tu quindi accetteresti di lavorare più ore per quei 4 soldi di aumento di stipendio? Pronto, Imen? Sono il professore. Guarda, io a Provanzo non torno. Sì, a cena ci sono, certo. Una cosa, è presente quella bobina d'oro che ti dicevo? Sì, brava, se gli puoi dare una lucidatina, Sì. Ciao. Come voleva si dimostrare, caro Passarelli? Tu che ne sai? Tu c'hai il personale di servizio a casa, ma tu vivi. Ma che ne sai tu dei problemi della gente? Ma del resto il problema della nostra categoria non sei tu. No, tu costituisci una minoranza esigua, direi irrilevante. Il vero problema della nostra categoria è un altro. Ah, e qual è? Qual è? È che il 90% del personale docente, caro Passarelli, è composto da donne. Ma che sei scemo? No, non sono scemo, no. Alle donne non gliene importa niente dei soldi. No, per le donne la cosa più importante è che non si tocchi l'orario di lavoro. Lavorare poche ore, quella è la cosa più importante. Così hanno il tempo di andare a casa a fare i lavori domestici. Sì, è ufficiale, è scemo. Ora, se hai finito queste stronzate, io qua provavo a lavorare, perché io ho Cardini. Ma non mi posso mettere la sufficienza a Cardini, devo trovare un modo di abbassarli a 5. Che a favore, colleghi, è impossibile lavorare qui, c'è una favore. A favore, è di puzza, figlio. Vabbè, puzza, è una puzza orrenda. Orrenda, sì. Guarda, spero vivamente che potremo riavere la nostra aula per professori entro l'anno prossimo, Sì, a favore, questa è una palestra, che volevi sentire? Lavanda qua dentro? Lavanda no, ma santi Dio, Che cosa gli secernono le ghiandole sudovipare a questi ragazzi, Acido cloridrico. Oh, acido cloridrico, quelli qua ci fanno educazione fisica, mica ci fanno meditazione. Allora, facessero anche un po' di educazione igienica, che se si lavassero le ascelle a casa ogni tanto, questi ragazzi, la situazione qua dentro sarebbe un tantino migliore. Comunque vedo che qui siete ancora in alto mare, io me ne vado un attimo a prendere un caffè al bar. Al bar? Sì, al bar. Allora, dopo Cardini Marco che ci abbiamo? Deragliato Roberto. Allora, deragliato a 5 assenze al primo quadrimestre e 4 assenze al secondo quadrimestre. Spostati, non mi stare così attaccato! Mi metto qua. Ma come mai? Perché sei così nervosa? Scusa. Non lo sai, E allora te lo dico io. Allora, guarda. No, aspetta, scusa, abbi pazienza. No, anche io ho molte cose da dire. Innanzitutto, scusami per ieri mattina. Ecco, se tu fossi venuta a pranzo con me oggi, avremmo potuto parlarne con te. Io con te non vengo più da nessuna parte. Ma guarda, me lo merito, colpa mia. E fatti più in là. Ma io non ho capito per quale motivo sei così nervosa. Ma che hai problemi con tuo marito? No, c'ho pure l'Alinovi, io con l'Alinovi non ci voglio parlare. Salve, vi disturbo? Ma non vi preoccupate, poggio solo un attimo qui la borsa e poi vi lascio soli. Sì. L'automobile è un forno e mi si guasta tutto. Oh, panzottone mio, vieni a cena da me stasera? No, non posso stasera, ho già un impegno. Ah, peccato. Ho invitato il presidente della fondazione Simone Martini, che poi è un caro amico di mio cognato, sai? Mi sa che l'anno prossimo mi faccio trasferire lì, perché uno deve pensare a se stesso ogni tanto, se ne hai i titoli. Ah, e tu i titoli ce li hai? Certamente. Ho studiato per anni il San Ludovico da Tolosa di Simone Martini. Ah, bravo. Pensa che ci siamo solo io e un'altra studiosa ungherese a conoscere tutto sull'iconografia del santo. Ma pensa un po'. Hai presente il San Ludovico? Sotto il manto da vescovo si nasconde un saio da francescano e il cordone del pastorale gli si ferma proprio qui, sul petto. Silenzio! Chi è con me? No, parlo col muro. No, aspetta, non mi mettete a litigare adesso, per piacere. Ma la senti come mi tratta? È nervosa. Io? E tu? Che hai
consegnato alla preside la relazione sulla gita a Verona, senza nemmeno farcela leggere. Che relazione? Lo sai che c'ho scritto? C'ho scritto che abbiamo scaricato su di lei tutto il peso dei ragazzi. Su di lei, su Cirrotta e su Mattozzi. E invece io e te ce ne siamo andati in giro così a spasso per Verona. E chi ve l'ha detto? Sono andata in segreteria e me la sono letta. Ma veramente hai scritto questo sulla relazione? Io ho scritto solo la verità. Ma che verità? Ma io dico, ma quando mai in una relazione ufficiale ci si scrivono pettegolezzi? Pettegolezzi? Guarda, solo perché sei un caro amico e ti voglio tanto bene che non ho scritto tutto il resto. Com'è che alle 3 di notte non eri in camera tua a Verona, eh? Ho bussato, non c'era. E a te che ti importa se c'era o non c'era? Ma che gliene importa alla preside, vorrei sapere. Ma guardate che è stato Cirrotta, Dio. Ah, ma naturalmente, Cirrotta. Capitai, Cirrotta. Che ti devo dire, non lo so, io spero di liberarmi presto se qui non fanno troppe chiacchiere. Cirrotta, sì. Cirrotta, scusa, no, Cirrotta. No, no, non me lo ricorda che a te stava messa alla caldaia. Dai un'occhiata sul progetto, no? Cirrotta. Ce l'ho io, Cirrotta. Va bene, senti, facciamo una cosa, prendo la borsa, do un'occhiata e ti chiamo fra 5 minuti, ok? Sì, Cirrotta, scusa, Cirrotta, una bimba. Ma dov'è la mia borsa? Non lo so, Ma Laura, l'ho lasciata qui mezz'ora fa, dov'è la mia borsa? Scusa, Cirrotta, ma sei stato tu a dire ad Alinovi che doveva Dopo! Dopo un corno! Però quando si tratta di rompere le palle alla gente sei sempre disponibile, eh? Ma che cos'ha questa bella collega, eh? Un po' nervosa. Oh, voi due la dovete piantare! Scusa, Cirrotta, non è carino quello che avete fatto, non è carino per niente, perché voi per correttezza, almeno per correttezza, quello che avete scritto sulla relazione ce lo dovevate far leggere. Ma non abbiamo scritto niente, è uno scherzo, a te piace tanto scherzare. Va bene, allora oggi glielo dite anche alla preside che era uno scherzo. Glielo diciamo, ma adesso non mi fate perdere tempo, ditemi dove sta la borsa. Ma lo sapete a che ora è iniziata la mia giornata di lavoro? Alle 6. Perché la nostra no, con la differenza che per noi la scuola è un lavoro, per te è una pensioncina anticipata. Te fai l'ingegnere, non fai l'insegnante. No, cara mia, io la mattina insegno come voi. È nel pomeriggio che poi faccio impianti di riscaldamento. E con questo, così so cosa insegnare il giorno dopo. Il secondo lavoro, cari miei, è l'unica forma di aggiornamento che la scuola conosca. Allora vorrei aggiornarmi anche io, se permetti, eh? Ce l'hai un posticino nella tua azienda? Ma sì, perché tu ti intendi di termosifoni? No, di termosifoni no, però mi intendo di termopili, di termidoriani e del complemento di termine. Con quelli, caro, ci scaldi solo le colleghe in gita scolastica. Cirrotta! Va bene, allora vediamo se oggi pomeriggio avete il coraggio di ridere davanti alla preside. Oh, che paura! Senti, Consolino, è dolce quel succo? È dolce. Allora perché non dai un po' alla collega Baccalauro? Chissà che non si addolcisca un po'. E comunque io non parlo a bambera. Io certe cose non le direi se non ne vedrei la necessità. Se non ne vedrei? Vedessi! È congiuntivo! Allora, ma avete fatto confondere! È colpa di quella sciacquetta! Analfabeta! Per favore, non esagerate adesso! Eccola la mia borsa! Chi l'ha buttata là dietro, Baccalauro? Sei stata tu! Fai scherzi come i ragazzini dell'asilo! Guarda che differenza va la borsa dell'ingegnere con la borsa del professore, guarda che differenza! Guarda, Cirrotta, ma lasciali perdere, vieni con me piuttosto a casa mia. Ho invitato il presidente della fondazione, Simone Martini, vieni! Ce l'ha l'impianto di riscaldamento ad olio? Glielo chiediamo, sì. Ehi, piccioncini! Attenti a voi due, E alla borsa! Non guarda questo coggio più scemo del solito! Perché che ha fatto? Che ha fatto? Che non ha fatto! Oggi mi è venuto addosso così, sotto sotto, e poi mi fa olè! Come un torero col toro! Ah, ma poi mi fa a Baccalauro, serviamo un gelato! Vabbè, gelato! Ma uno in due! Come uno in due? Se famo una leccata a testa! No! Così, a me, ma con le studentesse fa anche di peggio. Con le studentesse pure. Sì, tormenta sbilenchicata. No. Tormenta, ogni giorno gliene dice una. Sbilenchi, quella poveretta. Il meno che le abbia detto è stato: sbilenchi, sei una silfide. Vabbè, quello è un complimento, una silfide, mica gli ha detto niente. Perché te lo sai che è una silfide. Sbilenchi no, ha capito. Mi si è messa a piangere, è corsa dalla preside. La preside ha chiamato Cirrotta e gli ha detto: professore, su via. Ma io capisco le sue buone intenzioni educative, però mi eviti di parlare
di malattie venere con le sue stesse. Malattie venere? Ma che c'è? Oddio, silfide, sifilide! Hai capito? Manca la preside, sa che cos'è una silfide? Ma la preside è peggio di Sbilenchi! Poi si sono messi a ridacchiare la preside Cirrota, quindi sono pappa e ciccia. Ah, poi stamattina me l'ha fatta un'altra. No, oggi si è superato. Eravamo in corridoio, mi arriva addosso così. Ma ferissimo, mi fa, ho da comunicarti una cosa urgente. Gli ho detto, vabbè, sentiamo. Mi si avvicina, mi secchina all'orecchio e mi fa, fatti leccare. Le ascelle! Fatti leccare le ascelle! Sì. Ma è assurdo, è inconcepibile! E tu che gli hai detto? Stronzo, gli ho detto! E si è pure lamentato! Pure! E come mai da quello lì te le fai leccare le ascelle e da me no? Quello, chi è quello? Tu! Ma io! Ma roba da matti! Ma io dico, uno come Cirrotta, questo fa 12 ore di lavoro al giorno tra termosifoni e scuola, c'ha 3 figli e c'è pure il tempo da andare in giro a leccare le ascelle alla gente. Pochi insegnanti maschi rimasti nella scuola, o sono deficienti, o sono maniaci, oppure sono tutte e due le cose. No, scusa, non ho capito io che c'entro con quello là. Che sono, maniaco io? No, no, sei deficiente. Ah, ecco. Mica finita qua, No, perché io poi gli ho risposto. Gli ho detto, prima di tutto, io le ascelle me le faccio leccare da chi mi pare. Mi pare giusto. E poi, ma te che ne sai che Cozzolino me le lecca? Che ne sa? Che ne sa? Mi ha risposto, me l'ha detto la preside. La preside va in giro a dire che tu mi lecchi le ascelle. Ma poi lo sai, no, che la preside è Cirrotta, so pappa e ciccia, quindi mai un controllo sulle assenze, mai una visita fiscale. Mai. La preside 3 anni fa si è fatta rifare l'impianto di riscaldamento gratis. E sì che da allora gli fa fare quello che gli pare. A me invece stamattina la preside mi ha controllato il registro. Ma davvero? Sì. E che ti ha detto? Che mi ha detto? Su via, non facciamo poesia. Veniamo al solo. Ecco, più interrogazioni. Ma lei è una signora così seria, così educata, però mi dovrebbe stare un pochino più attenta. Attenta a che? Non so. Poi mi ha detto pure che mi doveva far leggere una lettera. Lettera? Sì. Che lettera? Non lo so, perché poi ha ricevuto una telefonata e mi ha mandata via. Ma secondo me si è alzata male stamattina. Può essere. Sì, perché è venuto Olindo, il bidello. Cozzolino. Va, a preside, va a vedere il registro. E ridiva, c'era un bimbo, era contento. Sì, a me quando ha detto la preside mi è venuto un dolore qua. Io come sento la parola preside, mi fa male qui la colite. Hanno cominciato da piccoli a torturarci. Ti mando dal preside! E io adesso, con tutto che sono grande, come sento la parola preside, mi viene il dolore qui, alla pancia. Io sono corso a portargli il registro. Ma che dovevo fare? Bene. Sempre insieme voi due, Vabbè, meglio così, va, almeno posso parlare subito ad entrambi di questa noia di fine anno che ci è capitata, è vero? Allora, professor Cozzolino, intanto le rendo il suo registro. Sì, grazie, scusi professoressa preside, ma c'è qualche cancellaturina qua e là. Ma cancellature su cancellature, professore. Ma lo sa che lei è proprio un bel posticcione, sa? Lei è lì che mi fa della poesia invece di fare attenzione, poi eccoli quello che mi combina. Vabbè, cari colleghi, adesso però veniamo al sodo. Allora, qui c'è una lettera anonima contro di voi. Ma come una lettera anonima? Sì, ma sono calunnie naturalmente, via, anzi sapete che facciamo, adesso ve la leggo così chiudiamo subito questa incresciosa faccenda, via. La lettera non è arrivata per posta, no, si vede che qualcuno dall'interno me l'ha lasciata sul tavolo, è vero. Allora, la professoressa Baccalauro, che è lei, sì, si assenta spesso e volentieri da scuola per andare a fare porcherie, c'è scritto qui, a casa del professor Cozzolino, che è lei, sì. Che si assenta anche lui spesso e volentieri. Come spesso e volentieri? Poi parte il certificato medico, mal di gola, siatalgia, cefalea, gastrite, colite, emorroidi. Mentono, sono certificati di medici complici.
Quelli della Baccalauro sono tutti firmati dal marito che è otorrino. È vero, è vero. Preside, che poi sono io, controlli, assenteismo. 6 giugno ore 9 sono saliti alla casa di Cozzolino, ore 11 ne sono usciti. 9, 11. Ma sono due belle orette, via! Andiamo su! Alle 11 e un quarto sono andati a fare colazione al bar in orario di lavoro. No, faccio io a casa, avevo notizie terribili. Assolutamente, bestia, ma io mi meraviglio di lei, abbia pazienza. Ma sa che cosa doveva fare? Certo, cosa? No, a mio modestissimo avviso, lei di questa lettera non ce ne doveva nemmeno parlare. E me la doveva cestinare e basta. Invece si è messa subito a controllare i registri. Colleghi, via, non facciamo poesia. Andiamo. È vero che io come preside non è che sono tenuta a vigilare sulla moralità dei miei insegnanti, è vero, però... Però che? Però qui ci sono delle accuse precise. Andiamo. La professoressa Baccalauro, che è sempre lei, ecco, da quando è andata in gita scolastica sta con la testa tra le nuvole. Pensa solo a Cozzolino. Non spiega, non interroga, si inventa i voti. Io inventerei i voti e penserei solo a questo qua. Ma scusi, presidente, me la fa vedere quella schifezza di lei? Prego, lega pure. Signora cara, venga qua, via, che lei sia una madre integerrima, un'ottima insegnante, ma questo si sa, ma lei non se la deve prendere, ma lei non vorrà mica credere che la preside non possa dar credito a queste, diciamo, squallide accuse, via. Signori, ma io ve lo dico col cuore in mano, io sono dalla vostra parte, Allora, visto che lei è dalla nostra parte, questa lettera noi la possiamo tranquillamente cestinare. Sì. La metterò nel mio archivio. Sì, cari signori, non dovete dimenticare che c'è anche la relazione della signorina Linovi su sto benedetto viaggio di istruzione. Presto, però la professoressa Linovi è una vipera, Via, 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 cara signora, ma non sia così animosa, andiamo, Comunque, il documento è al sicuro. Non penserete mica che la preside possa andare in giro a fare queste golesse inutili. Andiamo, su. Professor Cozzolino, mo venga qua. Venga qua. Le scarpe! Professor Cozzolino, ma lei mi rovina tutto il denaro. Ma no, le cambio sempre tutte e due, che mi sono interrotto e adesso... Non ce ne andiamo, guardate che tra poco iniziamo gli scrutini, via. Allora. Scusi, una cosa, ma lei per caso di questa lettera ne ha parlato pure col professor Cirrotta? Ma sì, ma per questo ne ho parlato anche con padre Mattozzi. Pure con Mattozzi? Ma sì, ma quello è un religioso, via, diciamo per un consiglio, per un consiglio. Sentite, comunque adesso basta, la preside sa, ci vediamo tra poco per gli scrutini, mi raccomando, cambi le ciabbe lei. Ma cose incredibili, ma... oltre che spioni sono pure bugiardi. Ma qual assenteismo? Noi ci siamo assentati solamente ieri per andare a casa mia. Però era stata l'unica volta. Non è che si può parlare di... Che hai fatto? Che hai? Non lo so. C'è una cosa qua alla bocca dello stomaco. Oddio tesoro, ma tu non devi... Questa è la fame, non devi stare digiuna. Aspetta, devi mangiare qualcosa, guarda. Ma quella roba è da Linovi? Che te frega? Ma cavolo, la roba da Linovi. Ecco, guarda, ci sono dei pasticcini. Non li voglio, non li mangio. No, devi mangiare. Basta. Devi mangiare. Basta, sono stanca, guardami. Sono donna distrutta. Io non ce la faccio più. Uno si ammazza per far quadrare casa e lavoro. Lavoro e casa. E poi alla fine che ottieni? Che vieni bollato come assenteista, adultera e pasticciona. Ma tu lo sai che succede se queste chiacchiere arrivano fino a Renato? Niente, che deve succedere? L'hai detto tu che tuo marito non ti rivolge più nemmeno la parola. Capirai? E viene in ospedale in tralazza con cardiologo e infermiere. Io non ho capito per quale motivo ti preoccupi tanto. Perché è geloso. Ah, pure! Bella faccia tosta. Quello se poco gli arriva anche solo il sospetto che c'è un altro uomo. Che fa? Quello prima ammazza a me. Poi va fuori il mio amante. E poi alla fine
getta i cadaveri nell'aniene. Perché proprio nell'aniene? Perché abitiamo sulla Nomentana, stiamo a quattro passi, ci viene comodo. Ma quando mia moglie mi ha lasciato, io pure ero avvelenato, la volevo ammazzare, la volevo. Le dissi, ricordati carissima, che se esci da quella porta, tua figlia non la vedrai più. Che te credi, io ho mandato a dire. E lei mi ha detto, va bene. L'ha lasciato mia figlia e si è portata via tutto il resto. Così mia figlia me la sono dovuta crescere da solo. Basta, basta, mi devo calmare, sennò qua comincio a sragionare e poi chissà che combino. Oh, stiamo festeggiando. Mi ho portato il caffè. Ecco qua, ne posso prendere uno? Guarda, posso? Lascio prendere pure il caffè, poi mi hai portato diretto alla neve. Perché? Che è successo qualcosa? Sì, caschi dalle nuvole, Mattozzi, caschi dalle nuvole. La lettera, Mattozzi, lo sai della lettera? La lettera? Sì. Quale lettera? Ma fa il finto tonto. Mattozzi, la preside ce l'ha detto che sai tutto della lettera. Ah, la preside, Gesù me ne ha parlato. Quella lettera. No, beh, ma quello sapete, per me è come se fosse in confessione. Lo sapete voi, lo so io e lo sa il buon Dio. Lo sa preside, lo sa Cirrotta, lo sanno tutti. Prendetevi il caffè, ne posso prendere un altro? Sì, scusa, abbi pazienza, mettiti là, te li porto io, te li metto qua, guarda. Sì, grazie. Voi lo sapete, lo dice la stessa la preside, sono tutte calunnie. I ragazzi ci godono a buttare fango addosso a noi insegnanti. Ah, a proposito, ci avete presente la scritta che sta sul muro qui sotto? Sì. Quella che ha fatto Gardini l'anno scorso. Sì. Mattozzi Verme, è indelebile. Beh, non vi fa venire in mente nulla? No, proprio niente, eh? No. Ebbene, secondo me, anche quella lettera l'ha scritta Gardini. Mattozzi, bevi di caffè che tu daresti la colpa a Cardini, pure di aver messo in croce Gesù Cristo. No, io parlo per amore di verità, voi lo sapete. D'altra parte anche, Cozzolino, anche la grafia c'ha una certa affinità, sai? Ti sei freddo al caffè? Non lo prendo, l'ho già preso. Secondo me questo Cardini... Senti, se non lo bevete lo porto volentieri alla presa. Sì, te lo porto io là. Sì, grazie. Sì. Posso portare anche un po' di pasticcini? Sì, pure tutti, tanto so da lì noi. Ah, no, tutti no, aspetta, lasciane due qua. Ecco. Uno, due. Sì, sarà contenta che glieli porto. Voi pensateci, perché secondo me questo Cardini... Lo sai che forse... Non ha tutti i torti, Mattozzi. È stato Gardini. Senti, io non ne sono sicuro, però quando ho visto la lettera anonima prima, ho rivisto gli sgorbi di quel delinquente. Io correggo i compiti di Gardini da 3 anni, ormai ce li ho tutti in mente. Io lo boccio. Se prima c'avevo qualche dubbio, adesso non ce l'ho più. Ma te c'hai presente che Gardini va in giro con la benda sull'occhio, pure se l'occhio ce l'ha, eh? Perché Gardini, mentre tu cerchi di spiegare in orario di lezione, quello si mette a suonare una batteria immaginaria, con le bacchette immaginarie, e si contorce tutto, e fa tutto un ciaff ciaff, tutto un ciaff ciaff. Oh, e tu vorresti aiutare uno che la testa non l'aiuta? Ma lei è un ragazzo alla ricerca della sua identità. E ripassi quando l'ha trovata. Noi non possiamo valutare Gardini con lo stesso criterio con cui valutiamo, che so, Solofra Sonia. Lo credo bene. Solofra studia, Gardini no. No. Solofra non è che studia. Solofra è l'emblema della prima della classe, Solofra. Hai capito? Solofra è pulita. Non ha tic, non porta i capelli alla moicana, non veste come la figlia di uno spacciatore. Non ascolta musica durante la lezione. Hai capito? Lei, quando la interroghi, viene alla cattedra senza imbrogli, senza cose scritte sulle mani, senza il libro, senza niente, e ripete tutta la lezione senza pause, capisci? Tutto quello che è scritto sul libro, più tutto quello che ho scritto, che gli ho insegnato io. Io gli metto 9 e mi taglierei la gola. Ma perché? Perché Solofra Sonia è la dimostrazione vivente che la scuola funziona solo con chi non ne ha bisogno. Hai capito? E invece Cardini no.
Con Cardini è tutta un'altra cosa. Da Cardini si vede se io valgo qualcosa. Solo a Fasogna va bene, è nata per fare bene comunque, indipendentemente che io sia o non sia il suo insegnante. E invece con Cardini si vede quanto valgo io come professore, se servo a qualcosa. E io che cosa faccio per Cardini? E Cardini che fa per te? Lettere anonime. Allora, parliamo di Cardini. Ma tu lo sai come vive Cardini? No. E no, bisogna saperle le cose, altrimenti noi parliamo di cose che non sappiamo. Allora, la madre si guadagna da vivere andando a lavare le scale in un condominio, perché il padre di Cardini è morto 3 anni fa. Sono 8 fratelli, di cui uno è tossicodipendente ed è in una comunità di recupero e un altro è cardiopatico. Dice Cardini non studia, ma tu lo sai come passa le giornate sto ragazzo? Le passa ai semafori a vendere fazzoletti di carta, accendini e a pulire i vetri. E ogni tanto viene in classe pestato da concorrenti di ogni categoria, di ogni colore. Ah, per pulire i vetri lui, è forte Cardini. Lui ha studiato una tecnica tutta sua per pulire i vetri. Allora, visto che viene sempre con la bocca tutta nera, perché sì, mastica liquirizia tutto il giorno, no? Allora, quando arriva la macchina, lui si avvicina alla macchina facendo vedere bene quello che c'è in bocca, tutto il bolo, quella fialina mischiata. Davvero? Pulirina, se quello là gli dice di no, o disgraziatamente, si fa pulire i vetri senza dargli i soldi, Cardini fa un balzo, gli fa... gli spiaccica una sputazza di saliva e liquirizia sul vetro di questa portata e poi Cardini sta oltre. Ma tu lo incoraggi pure. No, io lo boccio, gli dico: Cardini, te prego, vuoi essere interrogato? E lui mi fa: impreparato, profe, però se vuole gli posso fare a Mosca. Sì, lo so, con me fa di tutto, abbiamo un buon rapporto. Oh, veramente io l'ho sentito dire ai suoi compagni: se Cozzolino mi rompe ancora le palle, io gli sparo in bocca. Chi? Oh. Cardini? Sì. No, tu confondi Lombelli con Cardini, guarda, è possibile confonderli perché hanno la stessa struttura d'età della pietra, sono alti così. Guarda, io i miei studenti li conosco, Cardini ha detto: se Cozzolino mi rompe ancora le palle, io gli sparo in bocca. Ma guarda, io non ci posso credere che tu vuoi promuovere uno che fa la mosca, che sputa a liquirizia sui vetri delle auto, che ti minaccia e che manda lettere anonime contro i due insegnanti che potrebbero dargli una mano. La scuola in passato ha fatto di peggio, molto di peggio. Ha promosso Cirrotta, Linovi e pure la preside. Vabbè, questo è vero, però non è una buona ragione, ecco. C'è sempre una buona ragione per fare quello che noi riteniamo che sia opportuno. Per esempio, se tu ieri ti fossi lasciata un pochino andare... Guarda, stai zitto, non me ne devi nemmeno parlare! Ma poteva essere bello! E come no? Lo so! Sali, 2 minutini soli, siamo solo io e te, e io sono salita. E siamo stati 2 ore a morirci di noia! Ma guarda che belle manine che c'hai, eh? Ma che belli ossicini, che belle lunette viola! Ma io dico, come ti è venuto in mente, che in pubblico c'hai un frasario brillante, vario, insomma, ma in privato, una cosa che se ci ripenso, guarda. No, guarda che le mani sono una cosa importantissima, ma dalle mani si capiscono tante cose, specialmente dagli ossicini. Ma vattene, va, che sei solo riuscito a farmi vergognare perché c'avevo le unghie tutte smangiucchiate. Pareva che capissi, invece niente. Sai cosa? Sei peggio dei miei alunni. No. Sì, no, beh, io arrivo in classe nera, nerissima, però poi dico, non è neanche giusto che me la prenda con loro. Allora mi sforzo di scherzare. Ragazzi, che mi dite di bello? Come va il fidanzatino, la fidanzatina? Che avete visto di bello in TV? E loro però a quel punto si rilassano e cominciano ad entrare in confidenza e mi cominciano a dire: a bacca Lauro, beh, che è qua, faccia, abbiamo fatto ore piccole, eh? E io, ma chi ve l'ha data tutta questa confidenza? E allora torno indietro e comincio a dire: silenzio, ragazzi, silenzio, tenga, interrogato, ragazzi, silenzio, no. Mi mando tutti dalla preside, eh? Silenzio, silenzio! Intanto penso, ma perché mi comporto così? Ecco perché. E mi viene da piangere, ecco.
Con te, ieri, mi è successa esattamente la stessa cosa. Ma io ieri con te non mi sono preso nessuna confidenza. E lo so, lo so. Ma guarda, io, Vera, io ti capisco perché... No, no, lascia stare, tu non mi puoi capire. Lasciami perdere che io mi capisco da me, va bene? Quindi io ho la testa fatta tutta a cassettini. C'ho il cassettino per il figlio, c'ho il cassettino per il marito e il cassettino per il lavoro. Ecco, a Verona, non lo so perché, ho aperto un cassettino e dentro c'è stavi tu. L'insegnante di lettere, l'intellettuale, ma baba. Ma guarda, aspetta un momento. Allora, intanto chiariamo una cosa. A Verona non è stata colpa mia se in albergo non sono riuscito a venire in camera tua. C'è stato... No, tanto non sarebbe successo niente lo stesso. Io ieri ci ho provato, sono salita da te, ho chiuso tutti i cassettini, li ho chiusi tutti, ho lasciato aperto solo il cassettino tuo. Però a un certo punto mi ha preso il panico, mi ha messo, sono riaperti tutti i cassettini insieme e alla fine... Ho chiuso il cassettino in cui c'eri tu. Mi manca l'aria. Oh, fatemi uscire! Aiuto! Dai, fai lo spiritoso? Va bene, allora lo vuoi sapere perché sono salita da te io ieri? Perché io non lo so. Che begli ossicini. Vi ho pizzicato, vi ho viste. C'è poco da vedere, Montillaro. Se continuate tanto a scuola è un casino ormai che sono io. Senti, Montillaro. Ma quante birre ti sei bevuto? L'ha bevuta, aspita, bevute, due, tre birre, me so bevuta, che ho bevuta? È tutta colpa tua, sa? Ha detto bevi, poi pago io. E invece te ne sei andata e mi hai lasciata litigare con quella faccia da cavolo. E te ne sei andata senza pagare. C'avevi fretta, T'avevi da fare. No, guarda, io ho pagato. E t'hanno imbrogliato, ci hanno fatto pagare due volte. Sì. E poi non t'ho lasciato solo, perché c'erano anche i colleghi della Maria del liceo scientifico e della scuola media, tutti contro il bancario. A un certo punto me ne sono andato, perché credimi, quel poveretto mi faceva pure pena. Ah, ti faceva pena il bancario? Credi che era solo il bancario, c'era bancario, barista, bottegaio, camionista di passaggio, tutto contro di me, tutto contro il forse il capannello che se a un certo punto non mi tenevano, ci mandava una seccia in capo, hai capito? Tutto contro di me, il bancario ha continuato a dire, il bancario ha avuto il coraggio di dire che noi, insegnanti, alla fine del mese rubiamo lo stipendio, ma tu ti rendi conto, un bancario che ti rubiamo lo stipendio. Il barista ha detto che la figlia prima di iscriversi a scuola ne sapeva più prima che dopo. Guardate che roba. Quella faccia da cavolo che c'ha il negozio qui sotto del bonsai, fiore, pianta. Pasquale. Pasquale, il cretino, sì. Si è messa a fare tiritere. Chissà, una tiritere come impabilità, secondo me. Chissà fa, chi non sa, insegna. Non ho capito manco che minchia voleva dire. A un certo punto ci ho mollato, un bambino ammazzato, a te, tua madre, e me ne sono andata. Cari miei, e la verità è che la classe insegnante è la più disprezzata del pianeta. Siamo disprezzati da tutti quanti. A un certo punto è entrato un camionista incazzato come un calaprone, perché a un certo punto il figlio è stato bocciato l'anno scorso, mo viene bocciato pure quest'anno, e si è messo a gridare tutto il bar. Ah, ma tu lo sai che cervello che c'ha mio figlio, ma tu lo sai? Ma guardava che faceva paura, che cervello c'ha mio figlio? Ecco, io lo so che cervello che c'ha tuo figlio, io lo so. E che nessuno vuole ammettere che c'è chi è nato per studiare e c'è chi è nato per sapare. Questa è la verità. Nessuno dei genitori che abbia il coraggio di dire: ma se va mio figlio purtroppo è una cucuzza, una zappa. Nessuno che venga a dire al professore: grazie caro professore per quello che potete fare. Te ne sei andato e mi hai lasciato a litigare con tutti quei lanzicanecchi. Ma sì, stavano tutti dalla parte tua, facevano tutto il tipo per te, tutti a gridare. Hai visto come gridavano i colleghi della Maria Coretti contro il bancario quando quello ha detto che noi tra ferie, scioperi, assemblee, gite scolastiche, vacanze lavoriamo 3 mesi l'anno, ci ha detto. Tutti quanti a urlare: stai zitta, vergogna, fai schifo! Chi gridava da una parte, chi gridava dall'altro. È stato un successo, Mortillaro. E guarda che è successo, Guarda che è successo, siamo costretti in questa porcellaia da 3 mesi, 3 mesi. Questa è trasformata una palestra in sala professori. Dove cazzo è il mio cassetto?
Dove sei? Tutti a scuola li mandano. Tutti a scuola, andate, beduini che vogliono diventare architetti, beduini che vogliono diventare ingegneri, beduini che vogliono diventare professori. Ma davvero vogliamo un mondo senza beduini? Abbi pazienza. Più il beduino, se posso me chi fa più il beduino? E fallo tu il beduino, no? No, cara collega, io faccio il professore, io sono pagato per sapere chi vale e chi non vale. No, noi siamo pagati per istruire, e poi il metodo è partire da quello che i ragazzi sanno fare bene. E se questi sanno far bene solo i beduini, che vogliamo fare? E se uno sa far bene solo il beduino? I beduini sono ottime persone. Sono ottime persone, infatti, sono ottime persone, ma vogliamo forse ammettere che i beduini possono leggere Racine, eh? E infatti vedete come siamo ridotti. Siamo ridotti che io mi vergogno di dire che sono il professor Mortillaco. Ma chi cazzo è il professor Mortillaco? Che cosa rappresenta più il professor Mortillaco? Dove cazzo ha finito sto cazzo? Te lo apro io, dammi la chiave. Dove è finito? Dammi la chiave. Dov'è? Stava qui il cassetto. No, sta là su, è primo. Ah, ma avete spostato il cassetto? Ecco qui. Spostate il cassetto, sì. Tanto, che ci fa? Tanto, io se mo dicevano, non mi scrivevo manca a scuola. Invece non mi hanno detto niente. Mi hanno fatto prigioniero all'età di 6 anni e non hanno più riparato. A che pro dico io? A che pro? In 35 anni di lavoro avrà avuto 3.000-4.000 studenti? Ma neanche uno che abbia avuto successo nella vita, che abbia fatto carriera, che mi possa dare una mano, un calcio in culo adesso che sono vecchio. Niente, nessuno. E io dico, dove studiano quelle che poi diventano, che ne so io, personaggi di successo, ministri, scrittori, attori, che ne so io, banchieri? Dove studiano? Dove studiano? Perché quelli che in 35 anni non ho mai incontrato un membro della futura classe dirigente, cazzo? Perché? Non ve le fate mai queste domande, Non ve le fate mai? No. E allora perché? Che gli ha fatto Mortillaro alla classe dirigente? Perché la classe dirigente non viene a studiare il francese da Mortillaro? Perché? E allora senza parlare di quelle fasce, di quei pezzenti dei genitori, una volta così differenti, ti portavano la colomba a Pasqua, ti portavano il panettone a Natale. Adesso ti guardano come dire, mamma mia, che faccia che c'è questa. E che successo può avere mio figlio con uno come questo qui? E allora io, che successo posso avere con uno dei loro figli? Me lo dici tu a me. Che si presentano certe facce brufolose che a malapena si esprimono in italiano, che fa schifo. Questi dovrebbero imparare francese. Io a questi signori dovrei leggere Mallarmé. Ma tu ti rendi conto, sì o no? Ma prendiamo uno a caso, va? Prendiamo, ecco, prendiamo Cardini, eccolo. Cardini, questo c'ha la faccia da beduino puro sangue. Quello puzza come una bestia. Io questo vomissimo non più della bêtise. A questo vomito impuro dalla bestialità umana dovrei leggere Mallarmé, Seninfo, Je vais le perpetuer. Bella pronuncia però. Sì, chi se ne frega, io lo boccio e che ci fate con questo qui? Anch'io lo boccio, però non perché è un beduino, io lo boccio perché non studia. Ma non studia, è un ragazzo che ha dei problemi. Ecco qua, a questo lì, ma noi adesso che valutiamo in base a la mamma, il fratello, in base ai problemi. Ma abbi pazienza, se voi facesse tu il vostro lavoro con un po' più di serietà, non ve le scriverebbero le lettere anonime. Chi ti ha parlato della lettera anonima?
Nessuno, ma scusate, ma so, non volevo, mi è scappato. No, io adesso vado dalla preside e mi deve dare delle giustificazioni di questo. Dove va? Ma con la preside? Te sto dicendo che non volevo, mi sto chiedendo scusa, non volevo. Ma adesso pure i banchi sanno della lettera anonima. Chi te ne ha parlato? Ma nessuno, te sto dicendo, mi è scappato, sono solidale. Mi è scappato, ma se qualcuno ti ha parlato. Ma io sono solidale con voi, come che lo devo dire? Abbi pazienza, vi sto chiedendo, umilmente perdono che mi metto in ginocchio. Chi te ne ha parlato? La preside o Cirrotta? Chi te ne ha parlato? Padre Mattozzo me ne ha parlato. Mattozzo, come in confessione, lo so io e lo sa Dio. Una cosa incredibile. Abbiate pazienza, io sono solidale con voi, sì. Abbiate pazienza, ognuno si fa i fatti suoi. È inutile che insistete, del resto già tutti quanti durante la gita sul pullman ci eravamo accorti che andiamo. Mortilano, pure tu ti metti a fare il pettegolo sulla questione della gita a Verona, dai, con questa gita basta. No, adesso vado dalla preside così chiariamo anche questa questione della gita. Ma vado, ma cavolo te pare, ma che me ne frega, ma te credi che ho paura di te io? Abbi pazienza, tu sei pettegolo e razzista. Pettegolo e razzista, ma io lo boccio a Cardini, che me ne frega. Quello c'è nato, che c'è chi è nato per studiare e c'è chi è nato per sappare. C'è la faccia da beduino e io lo boccio. Ma che stai addormentando? Lo fa, sta male. Ogni tanto si addormenta all'improvviso. Ma tu lo sai perché ce l'ha così tanto con Cardini? Perché capire chi è che ce l'ha con Cardini? No, me l'ha raccontato Sulofra. Quando Mortillaro entra in classe, Cardini dall'ultimo banco comincia a cantare una negna, una melodia che si è inventato. Ma dai! Titolo: Minna Nanna per Mortillaro. Fa così. Allora state zitta che metto una nota a tutta quanta. Minna Nanna Mortillaro, dormi, dormi, Mortillaro. Minna Nanna Mortillaro. Secco! E poi quando lui si è addormentato, tutta la classe si alza e va a fumare in corridoio. Lo dico sempre io che Cardini è un creativo. Ah, è solo ferocemente allegro, come tutti i ragazzi. Colleghi, ma questo è che bollato, pure oggi? Sì, è lo stress per la litigata. E con chi ha litigato? E al bar si è attaccato con un gruppo di persone che dicono che noi insegnanti non lavoriamo. Ah, ma davvero? Ma tu sai che proprio qualche giorno fa, in un negozio di scarpe, ho sentito una signora dire: adesso loro se ne vanno 3 mesi in vacanza e io devo pagare una babysitter per guardare mia figlia. Certo. Ma ti rendi conto, hanno preso la scuola per un deposito di ragazzini. Ma non bisogna mai rispondere alle provocazioni. Ah, guarda che io non rispondo mai, ma tu ti rendi conto che quando la proprietaria del negozio ha detto: io ho sbagliato tutto nella vita, avrei dovuto fare l'insegnante. Ma io non ci ho visto più, e le ho detto: lei con la terza elementare vorrebbe fare l'insegnante. Ma così gli hai detto: bravo, certo, bravo, hai fatto bene. E poi mi hai capito, questi bivocchi poi, ti rendi conto che invece di ringraziare il padre eterno che campano senza aver mai letto un libro, si lamentano pure. Poi mi fa: lei fa l'insegnante, quindi che insegna? Che insegno? Io insegno che le tasse bisogna pagarle, e che i redditi bisogna dichiararli. Allora, adesso metto un 3 collettivo e tutto quanto. Questa cosa dei redditi che vanno dichiarati, spiegalo pure a Cirrotta. Glielo dico. Guarda, comunque qua, questo dorme qua, la situazione non si sceglie. Mi viene il reflusso, io me ne vado a prendere un po' d'aria fresca, va bene? Ma chi me l'ha messo questo nel cassetto, scusa? Ah, mi hai fatto un regalino, me l'hai messo tu nel cassetto? No, non credo proprio. No, lo abbiamo insieme? Ma fai come ti pare. Grazie. Cosa? Un regalino. Silenzio. Oh, oddio, attento, non sparare! Ma che pazzia è questa? Ma chi me l'ha messa nel cassetto questo? Fate confusione. Lascia stare Vera e Arati, sparati.
Sparati in bocca, lascia stare Vera e sparati in bocca. Questo è stato Gardini. È stato Gardini? Sì, e solo lui va a capo così. Però io te l'avevo detto, che giurava di sparate in bocca. Ma chi? Lascia stare Vera e sparati in bocca. Ma come si permette questo di chiamarmi Vera? Ma chi gliel'ha data tutta questa confidenza? È un segno di affetto. E non c'è altra spiegazione. Quello ha preso una cotta per te, lo capisci? E questo ci spiega anche le ragioni della lettera anonima. Quello ci ha visto salire a casa mia ieri mattina e si è ingelosito. Ma... sì, e non c'è altra spiegazione. Ma pianta di dire sciocchezze e andiamo dai carabinieri, su. Su, bravo, sparati nel naso adesso. Ma che spari? È un giocattolo, è finta, sto sentendo che profumo di liquirizia. Piano. Senti? Sì. Viene da Cardini. Per forza. Ma io l'avevo detto, Cardini non mi farebbe mai del male. Questo è stato un gesto intimidatorio, come per dire, attenzione, siamo rivali. Oh, rivali? Senti, andiamo a parlarne dalla preside, su. Oh, capirai, ha messa in banca. Vai a parlare con la preside. Sai che ti dice la preside? Mo signori, mo non facciamo poesia, eh? Questo è un problema che va risolto in totem. In totem? La preside dice in totem. Vabbè, allora che vuoi fare? Non lo so, ma che ne so, è la prima volta che vengo minacciato da un allievo, anche se simbolicamente. E quando ti sparerà sul serio che farai? Ma chi spara? Chi spara a chi? Che cosa? Ma che, adesso abbiamo un motivo in più per aiutarlo questo ragazzo. Lui ti ama, lo capisci che ti ama? Ma non senti che stai imbruciato pure tu? La preside vi ringrazia per le paste. Non c'è di che. Merda, la strega. Alinovi, ma è che tante volte sei te che stai a piafoco? Io? No, forse siete voi che ardete di passione. Ah, pettegolezzo per pettegolezzo. Guarda che eri tu in gita che stavi continuamente a pomiciare con Cirrotta. Esatto. Sì, ma poi tanto le lettere anonime le mandano a te, non a me. Vabbè, nella lettera la fotocopiavamo, l'attaccavamo ai muri e ci facevamo i manifesti. Chi te ne ha parlato di questa lettera, Padre Mattozzi? No. È un segreto, non te lo posso dire. Me l'ha detto la preside e mi ha fatto pure i complimenti per la relazione sulla gita a Verona. Pure? Io l'anno prossimo chiedo il trasferimento. Anche io, perché qui non è più possibile. Ma che è successo? E dove sono i dolci che avevo comprato per la cena di stasera col presidente della fondazione Simone Martini? Sono quelli che si è mangiata la preside. No! Dai, te ne ho lasciate due qua, le ho messe da parte per te, eccole qua, dai. Grazie. Almeno tu sei pieno di gentilezza. Quello che si può fare. Bel giovanottone. Ma che bei pettorali che hai. Buonasera. Posso toccare anch'io? Se non te fa schifo. Non mi fa schifo. Ma che bella panzocchia grossotta. Ho fatto la tua parte. Mi fai solletico, sei vero? No, non fare il tipo. Mi fai solletico. Senti, ascoltami bene. Sì, ascoltami. Ce l'hai presente Cardini? Marco Cardini. Aspetta che... No. Per favore, mi apri tu il cassetto e mi guardi se ci hanno messo il topo dentro? Ho capito, ma mi fanno schifo pure a me. No, ti prego, l'anno scorso me l'hanno messo, ti prego, vai. Ho capito, non spingere. Sei maschio, forza. Ma che c'entra, che i maschi i topi non mozzi? Non ho capito. Ma te, non spingere. Non spingo. È pericolosissimo. Vediamo prima se c'è il topo dentro. Adesso ne interro una casa. Cardini, e spostati. Allora, devi sapere che io ho 10 classi, 250 alunni, non è che mi posso ricordare tutto. Per fortuna mi so organizzare, vedi? All'inizio dell'anno scolastico mi faccio portare le foto formato tessere e le appiccico tutte qui. Quindi, Madonna. Poi metto nome e cognome e... Ha inventato le foto segnaletiche. Sei sbrigata per lavorare qua. Ma tu dovresti lavorare alla Digo. Guarda che è un sistema infallibile. Tu hai detto 4D, ecco, 4D. Hai detto Cardini, eccolo qua. Poi vado alle annotazioni. C'ho pure le annotazioni. Ma mettiamolo sotto vetro questo registro. Sì, sì, sì. Un premio, ecco, sotto registro. Vedi, impara. Cardini, vedi un po' Cardini com'è? Ecco qui. Sì, Cardini. Ah, no, guarda, c'ha 3,5, un mascalzoncello. No. Io lo boccio. Oh, finalmente parliamo di cose serie. Senti,
Oh, che bella mano! Buon gustaio! Ma che bello Sicilio! Oh, tutte le intere! Senti, lo possiamo aiutare questo Cardini? Gli puoi alzare un po' il voto? Portaglielo a 6! Ma sei scemo! Oh! Porti la roba a fuoco! Oddio! 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 Porca quella droga! Porti la roba a fuoco! La cancerella! Al bagno! Al bagno! Che non ha rovinato il linoleum, se no la preside, chi se la sentiva. Ha rovinato un pochino qua la sedia, si è bruciacchiata un po', però poco male. Su. Fatti leccare le ascelle! Deficiente! Ma possibile mai che una debba essere esposta a deficienti come te sul luogo di lavoro, poi? Ma guarda che era un complimento, eh! E complimentati con tua sorella, stronzo! Te lo dico per l'ultima volta! Smettila di rompermi le palle! Oh. Che modi! Non si può nemmeno scherzare! No, se fai scherzi da maiale! Così, sempre a scherzare! Sì, sto sempre a scherzare! Cioè, sempre sto modo che c'hai tu di cercare di ravvivare le nostre giornate di lavoro. Sto cercando solo di rendere meno pesante la nostra giornata di lavoro. Piantala. La tua giornata di lavoro consiste nel passare una mancia al bidello, per farti sorvegliare i ragazzi e poi te la smammi. Poi le poche volte che invece sei costretto a rimanere a scuola, allora fai il viscido con noi insegnanti e dici delle porcherie allucinanti alle ragazze. Mi spie, eh? Non riesci a staccarmi gli occhi di dosso. Ma chi sei poi tu che mi sorvegli, eh? Fatti i fatti tuoi! Chiediamo agli studenti e poi vediamo chi lavora bene o chi lavora male. Ma lo sai cosa dicono di te, eh? Che sei una isterica, pazza! Che metti i voti a caso, che non capisci niente della tua materia, ecco. Vabbè, Cirotta, facciamo così. Io un giorno di questi te spacco le gengive e avamo finita. Però te lo dico per l'ultima volta. Lascia in pace Sbilenchi Katia. Sbilenchi Katia? Sì. Ma sei a lei che mi provoca in continuazione! A te! Sì. Ma te sei visto! Sì, non mi trovo niente male. Ma c'è una famiglia, c'è 3 figli. Ma non ce l'hai un po' di sensibilità, eh? Che quella povera disgraziata già sta da fare i conti con un fidanzato deficiente che la mette continuamente incinta. Quella ogni scadenza mensile la vedi che sta nel suo banchetto, mogia mogia, che non le si può rivolgere la parola, con tutte le amiche intorno. E ciao Sbilenchi! E non c'è verso di fare lezione. Poi in genere, scampato il pericolo, la poveretta ritorna a fiorire. Ma ci sono delle volte in cui il pericolo non lo scampa. E allora la vedi che si alza, che posso andare in bagno e via, a vomitare in bagno ogni 10 minuti con tutte le amiche sue che la seguono in massa. Oddio Sbilenchi, come stai Sbilenchi? E nessuna di loro mi ha chiesto il permesso. E poi in genere una settimanella dopo ritorna deperita e depressa. E le amiche tutte le volte, oh professore, e manco questo mese a Sbilenchi è diventata mamma. Deficienti, io ormai ho perso il conto, non so più neanche quanti aborti abbia fatto. Ma vedi che ho ragione io. È arrivato il momento che qualcuno le insegni come si usa un preservativo. Vabbè Cirotta, te devi far cura e questo l'abbiamo capito. Ma tu vuoi la guerra? Oh, e allora inizia la guerra. Paura. Io qui ho la poesia che è scritto per la calza smagliata di Sbilenchi Katia. No, cara mia, adesso tu stai esagerando. Io questa l'attacco in bacheca e la faccio leggere a tutti. La saetta, Sbilenchi, abbaglio del lampo che ti guizzava nel cielo del collante, su fino alla gonna, fino alle mutande. E mi arroventava e mi caricava di elettricità come un tubo a neon. Che poeta! Beh, non mi è venuta male però, eh. Ho capito, sei gelosa. Vabbè, dai, ne faccio una anche per te. Cirotta, io con questa ti ci vado a sputtare da tua moglie, eh? Io la faccio leggere ai tuoi figli, al loro insegnante di religione. Ma possibile mai che quella povera disgraziata di Sbilenchi, con tutti i problemi che c'ha, si debba pure sorbire queste stronzate della calza smagliata fino alle mutande, eh? Va bene, senti, adesso basta perché mi comincio a seccare. Allora facciamo così. Tu c'hai il mio numero di telefono, puoi chiamarmi quando vuoi, di giorno, di notte. E io corro. Ma poi quando ci penso? Ma che ci trovi in quello che potrebbe essere tuo padre? Parla col pischello. Ma perché? Perché da lui?
Ti fai leccare le ascelle da me, no, perché? Tu sei pazzo. Sì, sì, sono pazzo di te. Fatti succhiare le dita di piedi, ti faccio impazzire. No, succhiare le gambe del tavolino. Fatti mettere la lingua nelle orecchie. Levati. Beccato sul fatto, Cirrotta. Adesso te la faccio ingoiare la lingua. Allora adesso lo diciamo. Primo, tu spettegoli troppo. Secondo, visto che i soldi ti escono dalle orecchie, perché continui a rubare i soldi alla scuola? Terzo, perché non le lecchi a padre Matossi le ascelle, che ti piace tanto? Quarto, quanto metti a Cardini? Cardini? Certo. Ma Cardini lo boccio! Un'ora fa, l'incrocio di Casal dei Pazzi, mi ha sputato la livellizia sul parabrezza della macchina. Fatto bene ha fatto. Ma tanto gliela faccio pagare. A lui, a lei e a te, impiegatucci. Siete morti viventi, non valete niente. Muori, bam bam, e vincerà, bam bam. Grazie di valere, il cuore colpirà. Pronto? Pronto? No, no, non posso. Non può, non può. E perché? Perché sono bloccato in questa fogna. Fogna! Cirrotta! Sì. Bam bam, no, io sparo a te. Ma certo che cerco di sbrigarmi, chiaro, evidente. No, sì. Va bene, tu di lì e paghiamo, paghiamo. No, ma lui paga. Ma sì, paghiamo, ho detto, dai, su. Senti, facciamo così, appena mi libero corro, ok? L'hai mancato, non è morto. Sì. Spara di nuovo, dobbiamo salvare i Spilenchi. Sparo a te, bam bam, io colpirò, bam bam. No, scusa, c'è un cretino che gioca. Paghiamo, paghiamo, ho detto che paghiamo. Sì, domani mattina vediamo, gli faccio un assegno postale. Spara, dobbiamo salvare Spilenchi. Dobbiamo salvare Spilenchi. E vincerà, bam bam, chi al cuore colpirà. Ma che si prende qua, Ci diverte. È lui, via qua. È un giocattolo? Ma peccato, perché l'avrei sparato proprio volentieri, sa? Vabbè, senta, preside, noi dobbiamo risolvere questa questione della lettera anonima. Primo, gliel'ho già detto, affronteremo la questione tra poco. In totem! Cardini. Ma sei sicuro, Mattozzi? Che scherziamo? Ma non c'è dubbio, la prova è Mattozzi Verme. Esatto, no, no, ho riconosciuto esattamente la M di Verme. Esattamente uguale a come compare nella lettera. Quello è un beduino, Cardini. Bocciamolo senza tante chiacchiere. Sì, è l'argomento all'ordine del giorno, questa lettera. Noi dobbiamo chiarire questa questione della lettera anonima. Ma prova a sentire questa puzza. Aspita, sa, sente come la sento. Bravi, bravi, la sentite anche voi allora? Ma voi sapete che io la sento continuamente. Per forza. Ma Cardini mi ha regalato una cosa. Che ti ha regalato? Ecco qua. Ah, dottoranza, bravo, però non so un po'. Ma d'altra parte noi siamo in una palestra, i ragazzi vengono, giocano a pallavolo, sudano, loro puzzano, è l'odore di umanità che è quello che è. E invece sapete che i santi da morti emettono un buon profumo. Oh, sì, allora fermo, vai, sei quasi santo, vai. Vogliamo cominciare? Cominciamo. Sì, manca ancora il professor Passarelli e la professoressa Pepe di educazione fisica, però. No, io ci sono. E allora manca solo la Pepe.
Pepe, via. Possiamo pure cominciare senza la Pepe. Guarda, ma la ginnastica, che è la materia... No, guarda, che educazione fisica al pari delle altre materie è una disciplina didattica inserita nel programma di studi con determinazione ministeriale. Ma sarei te, forse insegna il diritto, ti sei bevuta a comunque la professoressa Pepe è malata e non può venire. Purtroppo mi ha lasciato, detto che nella sua materia comunque hanno quasi tutti la sufficienza, eccetto alcuni casi. Ah, mi ha lasciato anche delle note che serve. Benissimo, se frega, benissimo. Allora possiamo iniziare. Cari colleghi, sì. So che siamo un po' in ritardo, vero? Sì, ma prima di aprire la seduta mi corre l'obbligo di affrontare in maniera informale una questione delicata. Ricordatevi che siete tutti vincolati al segreto d'ufficio. Ma quale segreto, preside? Quale segreto di questa lettera? Qui tutti parlano con tutti. Abbia pazienza, per cominciare da lei, preside. Mattozzi, segreto, eh? Sì, sì, è come se fosse in confessione, l'ho detto. Poi giuro non ho parlato con nessuno. Ma sta zitto, va. Sì, ma fammi piacere, il segreto di Pulcinella. Ma cosa dice? Ma quale Pulcinella, professor Cozzolino? Ma qui siamo come una grande famiglia, sì, i Borgia. Bravo, bravo, proprio così, i Borgia. Allora, signori, solo due parole. La professoressa Baccalaureo e il professor Pozzolino sono stati oggetto di ignobili pettegolezzi. Mi è stata recapitata una lettera anonima piena di squallide accuse nei loro confronti. Ma nel caso di specie si configura reato di cui all'articolo 595 del codice penale. Bisogna esporre denuncia per diffamazione contro ignoti. La professor Passarelli, per cortesia, stia zitto e lascia parlare me. Va bene? Allora, come dicevo, prima di iniziare lavori vorrei che questo consiglio esprimesse la piena solidarietà nei confronti di questi due colleghi per la volgare montatura. La montatura, preside, è iniziata a Verona, nella città di Giulietta e Romeo. La montatura, la città di Girotta. Scusi, preside, Girotta, mi fai morire. Questa cosa non è tollerabile. O lei interviene oppure... Oppure cosa? No, preside, scusi, ma lei si vuole divertire? Ma lo dica, a lei piacciono queste vulgarità? No, perché se non si vuole divertire, allora chiariamo questa faccenda una volta per tutte. Ecco. La professoressa Alinovi le ha consegnato una relazione piena di falsità su quella gita a Verona. Preside, le falsità le raccontano loro due. Io qui ho i testimoni che possono dire cosa è successo. Preside, lei mi deve tutelare. Io non posso essere offesa così da questa sciacquetta. Colleghi, via, non facciamo poesia. Andiamo. Allora, prima di tutto mi corre l'obbligo di chiarire che non si è trattato di una zita, è vero, ma di un viaggio di istruzione. Ma preside, guardi che è la collega Baccalaureo che la chiama gita, Sì, perché lei e Cozzolino si sono divertiti tanto, Noi invece la chiamiamo viaggio di istruzioni perché ci siamo fatti un fegato grosso così. Ci siamo ammazzati di lavoro, preside. Senta, io ho preparato una relazione scritta con la quale le dichiaro che non intendo più partecipare a sconci del genere. Bravo. Sì. Io sono un professionista, non sono una guida turistica per scampagnate di bassa categoria. Qui ho un documento, ecco, se vuole glielo leggo. Ma che leggi? La firmiamo subito, ma chi se ne fa pure? Voglio firmarla subito. No, lo firmo anche io. Lo firmo anche io. Cozzolino. Tutti a posto un attimo, silenzio, Cozzolino. Allora, ma signori, ma guardate che i viaggi di istruzione non rientrano nei vostri doveri. La preside ha perfettamente ragione, La materia è disciplinata dalla circolare ministeriale 291, non possiamo esimere. Non ci possiamo esimere, però col cavolo che ha venuto a agita. Signore, bisogna starci a agita, signore. I ragazzi sono beduini, come ve lo devo dire? Non si fanno istruire in classe, figuriamoci se si fanno istruire in città. Ma che scherziamo? Abbiate pazienza, ci dobbiamo essere, il pullman era una chiavaca. Ma che ne parliamo a fare? C'era una puzza di salumi, mortadella, piedi, provolone, piedi, provolone, provolone, piedi. Scuregge. C'era
cibo dappertutto, abbiate pazienza, da vomitare. I ragazzi sono ragazzi, per loro è una festa, è un'esperienza positiva, è per noi che la gita è un massacro. Preside, la collega Baccalauro è così comprensiva con i ragazzi perché lei ha viaggiato comoda comoda sia all'andata che al ritorno, è stata sempre seduta vicino al Cozzolino con la testa appoggiata sulla spalla così. Mentre noi dovevamo correre da una parte all'altra del pullman. No. Sarebbe un'impudenza senza limiti. Chi doveva correre avanti e indietro per tutto il pullman per derimere le risse sulla distribuzione dei posti? Io, preside, io. Lei ce l'ha presente come è fatto un pullman? Vagamente. Le coppie già costituite vogliono l'utilizzo dei posti in fondo per pomiciare in Santa Pace. Ma le coppie che si devono ancora costituire, pure loro vogliono utilizzare i posti in fondo per cominciare a pomiciare in Santa Pace. Di Cardini, volevo parlare di Cardini. Lascia stare, lascia stare. Che tutte le volte che venivamo sorpassati dal pullman di un'altra gita d'istruzione, quello si calava i pantaloni e mostrava il sedere, ora ma no, i gioiellini di famiglia, così in giro a classi di altri istituti. L'hai gestito tu, Cirrotta? No, che ma no, che dici? Ma no, presidente, non ho tosse mai calato i pantaloni. Tutto mentre questo Cardini gridava a squarciagola: voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen. E poi ci troveremo come le star. Ma Tossimo, anche lei adesso. Sentita Sanremo. Sai cosa, Cirrotta? Io non mi ricordo nemmeno se c'eri in giro. Ecco. Di lui però ti ricordi, e come? Scusate un attimo, ma è vero che sto Cardini qui mostrava il coso lì fuori dal finestrino? Ma no, preside, questo Cardini è un beduino, signora preside. Come ciò devo spiegare? Preside, non è vero niente, ero io che andavo avanti e indietro urlando. Signori, ma in queste circostanze l'insegnante deve intervenire per persuadere i più scalmanati. Persuadere. Si dice persuadere, come ha detto la preside. Persuadere. Allora dite persuadere. Chi si è dovuto occupare di persuadere il fidanzato di Sbilenchi Cadia? Quando ci siamo accorti che si era nascosto in mezzo a tutti gli altri ragazzi, per caso l'avete fatto scendere voi? Per 2 milioni al mese adesso mi metto pure a fare il buttafuori. No, lì si è creata una situazione veramente terribile. Perché questo fidanzato di Sbilenchi Cadia è un personaggio, un ragazzo sui 30 anni, con i capelli tutti rasati, vestito di pelle, borchie, tatuaggi. Un teppista. Che cosa ha fatto? Lui si è mimetizzato insieme agli altri studenti nel pullman perché voleva venire a mettere incinta Sbilenchi Cadia pure a Verona. A certo la collega Baccalauro se n'è accorta, mi ha chiamato e sono andato lì per farlo scendere. Per forza un corno. Quando sono andato lì io ho detto: oh, tu devi scendere da qua, tu mica puoi stare sul pullman. Quello comincia a minacciarmi di prendermi a cazzotti e a coltellate. Ha cominciato a urlare: vedi che cazzo sei, vedi che cazzo sei. Era un frasario veramente increscioso. Una cosa che è increscioso, veramente un frasario. A un certo punto, Sbilenchi che piangeva, i compagni e le compagne che ci insultavano, dicendo: oh, siete senza cuore, voi, e insomma, la situazione è degenerata. Fortunatamente, a un certo punto, questo teppista, non so come, si è convinto a scendere. Da quel momento, Sbilenchi Cadia è diventata muta! Chiuso la bocca, non ci ha più rivolto la parola per 3 giorni, preside! Non ci ha rivolto la parola! Però, comunque siamo riusciti a partire e poi ci siamo fermati all'autogrill. Ecco! Parliamo della fermata, della sosta all'autogrill, parliamo! Appena arrivati, Alinovi, Mattozzi, Cirrotta e Mortillaro se ne sono andati a mangiare al self-service! E a me e a lei è toccato stare lì a dirimere le risse. Guarda che io stavo contento.
Non te lo ricordi che stavo con te? Ah, è vero, sì, hai ragione. Scusa, lui c'era. Scusa, ma che dovevamo pure digiunare. Certo, ma sentite, per cortesia, mi fate capire che cosa è successo? Signora Preside, io non ero a mangiare, io ero al cesso. E sono giustificato, perché io dovevo tenere calma, dovevo badare al guardacessi dell'autogrill, che era incazzata come la serva, perché i ragazzi avevano pisciato dappertutto e avevano disegnato che i pennarelli a punta grossa, tutte le pareti e gli organi genitali enormi. Questo è il fatto. Allora, signora Preside, quello che è successo è che in realtà noi tre siamo dovuti correre appresso a Germani Ursula, la quale aveva fraternizzato con un giovinastro lì all'autogrill, uno di quelli con le motociclette di grossa di 5 grammi, una onda, facevano i giretti di prova nel piazzale. Preside, mamma mia, ci siamo morti di paura, perché questo delinquente con questa onda di grossa cilindrata sgassava, come io mi avvicinavo, questo partiva su una ruota con Sbine, con Ursula, Germani Ursula attaccata dietro, così stava. Che fai? Ma te vai, sta fermo, signor. Volevo far vedere alla preside che... Ma che fai vedere alla preside? State fermo. Insomma, questo partiva con... Oh. Partiva con questa ruota alzata, con questa e poi e io che gli correvo appresso. Faceva le penne. E io, c'è fermo, disgraziato, che se Germani Ursula cade e muore, io vado in galera, lo capisci? Per effetto della legge 212 del 1980. Questo è un codice che zanno. Insomma, io urlavo, ma... Germani Ursula e Teppissa se ne fregavano, presi, e facevano curva L-A-U-A-8 sul piazzale. Presi, bisogna andarci alle gite per capire. Lei non ci va e non può rendersi conto. Il telefono. Pronto, Imen, che c'è? Sì, a Pavanzo va bene il pollo, ma chi se ne può? Ma sì, ci devi pensare tu, non ci devo pensare io. Ciao. Senti il cellulare che ce lo vedo. Scusate, vabbè. Allora, signori, però, i viaggi di istruzione, ma sono anche momenti di vita in comune, di discussione, ma di crescita culturale, se vogliamo. Ma non è che per caso siete stati voi che non avete saputo in qualche modo interagire? È colpa loro! Che ne sanno questi due della vita in comune? Sono stati tutto il tempo per i fatti loro. Legga la mia relazione, c'è scritto tutto, presidente! Ma voi gli va visto? Gli va visto voi? Ma dove stavate quando Cardini? Lascia stare Cardini! Guardami! Presidente, io stavo sul piazzale in un bagno di sudore. C'era Mattozzi che stava vicino all'infarto. Lui che tossiva paonazzo, che non ce la faceva più a furia di urlare Germani Ursula! A un certo punto arriva Cardini. E si dice convinto d'aver fatto colpo su una ragazza appartenente ad un'altra gita di istruzione diretta ad Aosta. L'hai capito? Questo arriva e mi fa: professore, ma non è che tante volte posso andare a Aosta con quest'altri, E poi vi raggiungo a Verona. Io ho fatto, ma lei sei scemo? Piuttosto, dacci la mano a far scendere Germani Ursula dalla moto del tempista, Ecco, e da allora, preside, Cardini non si è più visto. Come? Cosa? Ma che dice? Ma dici questo? Ma questo c'è scritto mica sulla relazione. Ma preside, guardi che è una novità anche per noi, io non sapevo niente. Preside, ci hanno tirato all'oscuro anche di questo. Preside, non è niente di grave, è una ragazzata, è una ragazzata. Tra l'altro, Cardini è ricomparso regolarmente 48 ore dopo in albergo a Verona la mattina che siamo ripartiti. Ma sì, era andato ad Aosta con una scuola. Ad Aosta, da Verona a Aosta se n'è andato. Sì, vabbè, era andato ad Aosta con una scolaresca di ragazzi sconosciuti napoletani ed ha trascorso in albergo ad Aosta
la notte con questa sua nuova conquista, ecco. A fornicare. Ecco. A dormire. No, no, a fornicare. A dormire. A fornicare. A fornicare. Sono ragazzi che da ma che devono fare? Sono giovani, da giovani tutti, anche lei da giovane avrà fornicato. Ma Cozzolino, ma sì. Allora, ma scusate tanto, ma non avete preso provvedimenti? Poi, ma sto ragazzo qua ha rischiato la pelle, Ha capito, preside, com'è andata questa gita? Ha rischiato la pelle, ma non esageriamo, Cardini è abituato a ben altro, preside. Ma poi che gli potevo dire, che gli potevo fare? Io non avevo più forza, preside, ero un uomo sfinito. Raccontate, diteglielo pure voi, vi ricordate l'ultima notte in albergo a Verona? Che notte! C'era la comitiva d'anziani tedeschi che ha cominciato a tempestare di telefonate il portiere di notte. Su Villam! Ma che vuol dire? Troppo casino! E il portiere di notte mi tempestava di telefonate a sua volta, mi telefonava a me. Diceva, corre professore, faccia qualcosa. Ma che vi ci mandano a fare in queste gite se non riuscite a tenere a bada neanche i ragazzi? Ambe ci trovo, rispondevo io. E voi che le pigliate a fare in queste topaie e gite dei studenti quando sapete benissimo che i ragazzi sono portati tendenzialmente a fare casino? A un certo punto ho dovuto mollare la conversazione, sono dovuto andare in corridoio per mettere un po' di calma, perché i ragazzi avevano portato tutti i letti fuori dalla camera e se correvano per il corridoio e semanavano secchiate d'acqua appresso. E dietro ci stava Consolino che ci correva appresso con sto pigiama a righe tipo singa. Pigiamina a righe viola carinissima. Che c'è? Invece che avevi una bella vestaglietta da soubrette. E modestamente me lo posso permettere. Mi ricordo come se mi ricordo. Ma che te ricordi? Te non ti ricordi niente. Ma come potresti ricordarti? Se t'ho ripescato io in camera di Rubini Ludovica, Benedetti Alice, Guidoni Francesca e Muccio Flavia, mentre organizzavi un pigiama par. Vero, preside, io ero lì per vigilare. Diciamo, preside, che lui non ha passato la notte in camera. Infatti, alle tre dov'eri, ho bussato e non c'eri. Alle tre ancora non eri andata a letto. Scusa, ma tu alle tre perché sei andato alla sua stanza? Mi serviva un tranquillante. Lo potevi venire a chiedere a me, ne ho una scorta. Ti vuoi confessare? No. Iman, che video, sono così. Ma non è che noi possiamo essere continuamente interrotti dalla sua Imene? La mia Imene? E certo, la sua, e che è la mia? Imene, con la E, senza la E. Ma non mi devi disturbare, va bene? Ciao. Aspetto, va bene? Meno male, buttalo via. Signori, mo si può sapere che cosa è successo alle tre? Alle tre, lo dico io che è successo. Il portiere di notte aveva lanciato un ultimatum. Dormivamo tutti ai tre, perché il portiere di notte aveva lanciato un ultimatum. O i ragazzi, alle due, aveva detto, o i ragazzi tornano immediatamente nelle camere e fanno silenzio, oppure io lascio libero il mio mastino napoletano. Io non ci volevo credere. Ma come? Lei ha il mastino napoletano e che aspetta a liberarlo, caro? Ma sei stato tu a dire? Ah, beh, volevo vedere. Io ero in corridoio. Mi sono voltato, preside, c'avevo dietro una massa enorme. Aveva due palle rosse al posto degli occhi e delle zanne fosforescenti. Mi sono salvato perché mi sono chiuso dentro a un cesso, preside. È lì che ho passato la notte. Non potevo uscire. Come aprivo la porta? Quello stava lì fuori. Io aprivo quello. Aspettavo che uscivo fuori io, capito? Ma ecco che fine avevi fatto. Ma perché non me l'hai detto? Preside, hanno ammesso. E quindi tu stavi andando in camera sua e il mastino ti ha fermato, poverino. Ma fu
Ma quale camera sua preside? Io la mattina ero talmente scimunito che non mi ricordavo più nemmeno il mio indirizzo. Mi è venuto contro il direttore dell'albergo. Fragolin. Dice, ha cominciato a urlare, voleva sapere da me chi pagava i danni. Cogliere a me chi pagava i danni. Che ne so chi paga i danni, che ha preso lì c'erano stanze allagate, materassi zuppi per i gavettoni. Impronte di piedi sui soffitti. Una cosa questa. Quello urlava. A un certo punto fa, mi non ho capito una cosa. Ma come che hanno fatto a camminare anche sul soffitto? C'è un santa pazza, ma è vero, già. Ma come hanno fatto? Ma che cazzo, ma che ne so, non ce n'ho idea. Quelli, i nostri ragazzi fanno cose che superano le leggi della fisica. Comunque, in un modo o nell'altro, eravamo pronti per ripartire. Bagagli fatti, shopping, chi vomitava per abuso notturno di superalcolici. Sì, insomma, comunque, eravamo pronti per ripartire. Solo a quel momento Sbilenchi Katia è risorta dal torpore in cui era capitata da quando gli avevamo impedito al fidanzato di venire a mettere incinta. Ha ripresa la parola e sorrideva. Ha presso. Presso, ci chiamano presso. Ha preso. Gli faccio una foto. C'ho la macchina fotografica del mio padre. Aveva tirato. L'ho detto che aveva una vecchia Nikon con rullino. Sì. E belle foto. Belle foto. Allora dice, si mette un po', si metto così, no, un po' più avanti. Avanti no, un po' più indietro. Guarda a destra, guarda sì. Rita, serio. Oh, mi ha tenuto un quarto d'ora per fare la foto. Era molto scrupoloso nell'inquadratura. Rideva. Poi fatemene una, lei è Mortillaro che rideva. Noi abbiamo provato, mi ha fatto fare 20 minuti che mareggiava, avanti, indietro, avanti, ride. A un certo punto c'ero pure io e ci siamo abbracciati, abbiamo fatto una fotografia. Ma ricorda proprio sta cosa. Sì. No, Marico, non mi pare, L'abbiamo fatta, tre ne abbiamo fatto. Non mi pare, vabbè, comunque. Vatti a mettere dall'altra parte, ma mi piace. Mamma del Carmine. Eri distanziato, non eri così abbracciato. Mi pare che era un po' più lontano. Vabbè, e poi ce ne siamo fatta una io e Alinovi. È vero, preside, una foto così. Avanti, così A proposito, fai una copia di quella foto, dov'è? Io lo chiedevo pure io, ma perché come mai? Sbilenchi, siamo arrivati, non ci ha dato manca una foto di tutte queste cacche di fotografie. Poi ve lo spiego io perché. Perché? Io l'ho chiamata da una parte, gli ho messo la mano sulla spalla, dico, Sbilenchi, scusa, ma tu stai facendo tutte le foto a noi professori, stai finendo rullino, fai pure qualche foto ai tuoi compagni di classe. Certo. Bravo. Lei mi guarda e ride, ma quale rullino hai preso? La macchinetta era vuota, ecco perché. Perfidi! Perfidi che sono perfidi questi ragazzi! Ci ha pigliato, qualcuno ci ha pigliato! Va bene colleghi, va bene tutto, però adesso cerchiamo di chiudere quest'anno scolastico. Allora, sto Gardini qua, sto ragazzo così indisciplinato, ma è mica nella classe che andiamo a scrutinare adesso? Sì, ancora per poco secondo me, non è che... Un bravo ragazzo, guarda, è un bravo ragazzo, preside, ha molte qualità. Sì, ha molte qualità. È lui che ha scritto la lettera anonima, hai capito? No. O anche la lettera anonima. No, questo è solo un sospetto, preside. No, è qualcosa di più di un sospetto. Dillo. Colleghi, basta, adesso procediamo con ordine. Una cosa alla volta. Sì. Prima di tutto, chi è che stende il verbale? Lui. Dai. Perché sempre io? Non ho capito. Perché lo devo fare sempre io? Perché sei l'insegnante di lettere, ti intendi di poesia, chi meglio di te? Bravo. Ho capito, allora c'è Passarelli che fa diritto, chi meglio di un giurista per redigere un verbale? Io non ci penso nemmeno, mica mi sono laureato in giurisprudenza per farvelo scrivibacchino. Ma perché io mi sono laureato in lettere per farlo scrivibacchino, non ho capito. Poi dici sempre che vuoi farvelo scrittore, adesso è l'occasione, scrivi, no? Scrivi. Quante storie l'hai sempre fatto tu, no? Squadra che vince non si cambia. Mi tocca a lei, professor Pasciarelli. Lei è l'insegnante di lettere, è una bella penna, lo sappiamo tutti. Dai, via. Però, preside, non è giusto che lo debba sempre fare lui, eh? Che affiatamento questi due, guarda. Invece ho fatto il mosifone stamattina. Ma Marco, lo so. Colleghi, per cortesia, non facciamo poesia, eh? Il verbale all'insegnante di lettere, è la prassi. Duva lex, sed lex. Professor Passarelli, non cominciamo qui a disconzerie, per favore.
Vabbè, allora lo faccio io, ma questo è l'ultimo anno. Dai, l'anno prossimo lo discutiamo. Dai, guardami. Lasciamo perdere tempo. Su che siamo già in ritardo. Il prossimo anno facciamo di Umberto Eco per fare quel ballerino. Dai, capito. Allora. Eccolo qua. Allora, oggi 7 giugno 1991, alla presenza di tutti gli insegnanti ad eccezione della professoressa Pepe, infortunata, la preside dichiara aperta lo scrutinio di fine anno. Ora il professor Cozzolino, che è il dono della sintesi, è vero, ci parlerà della classe. Professor Cozzolino, come va la classe? Sì, la classe per andare va. No, va. Certo, per carità, potrebbe anche andare meglio, preside, però se si considera che metà dell'anno scolastico se n'è andato in scioperi, assemblee, autogestioni, gite scolastiche, se si considera che abbiamo avuto disfunzioni di ogni genere, termosifoni spenti nel bel mezzo dell'inverno, stanze inagibili per la pioggia, abbiamo avuto di tutto, la pioggia ti piscia dalla sala professori, insomma se si considera... Uscite anticipate... No, frequenza a giorni alterni, frequenza di una decina, di tutto, insomma ecco, se si considera tutto questo la classe è andata va fin troppo bene. Figuriamoci. In fondo abbiamo avuto soltanto tre abbandoni, cioè abbiamo avuto Sabatini Michela che è scappata di casa, poi Angelini Selvaggia che è rimasta incinta e si è dovuta sposare e Bilancini Ernesto che è andato in una comunità di recupero per tossicodipendenza. Per il resto, voglio dire, a parte gli orari provvisori che non diventavano mai definitivi, le entrate quasi sempre posticipate, le uscite quasi sempre anticipate, i travai di titolari di cattedra con i supplenti, ecco insomma, la classe ha dimostrato un andamento regolare e anzi il rendimento direi sufficiente. Abbiamo anche dei casi di eccellenza come solo Frasonia, che noi malgrado supera abbondantemente la sufficienza. Va bene, allora, gli altri colleghi condividono il giudizio del professor Cozzolino? Quasi. Vede, preside, io ho una sola ora a settimana in quella classe, ma in quell'ora succede di tutto. Gente che entra, gente che esce, gente che va alla finestra ad insultare i passanti, gente che rimane a posto e cerca di fare canestro con la gomma nel cestino, gente che butta il cancellino dalla finestra. Io ho messo 6 note disciplinari in quell'anno, vede, preside, c'è scritto tutto nella relazione. E poi non parliamo del rendimento, tra il 4 e il 5. Ora, preside, se mi si chiede di aiutarlo, io lo faccio, però lei mi conosce, preside, e se lo sa che io sono una persona molto intelligente e capisco subito se una cosa va o non va. E questi ragazzi, anche quelli che studiano, sono un po' scolastici, ecco. Ma anche la scuola come devono essere? Sono scolastici. Questa volta ragione. Poi certo che se tu gli fai studiare solamente soltanto sul Ludovico da Tolosa, a questi ragazzi con rispetto gli dobbiamo pure dare un bel portapallo d'alluminio. San Ludovico da Tolosa. San Ludovico da Tolosa. Ma tu lo sai che questo santo da morto profumava. E pensa che i devoti andavano appositamente per adorarlo e odorarlo. E se te lasciassimo per qualche minuto le vicissitudini teologali, devo dire che anch'io linea di massima condivido il giudizio espresso qua dal mio collega di lettere Cozzolino. Però signora preside, bisogna sapere che la massima parte degli studenti in questa classe sono nati per zappare, ma come diciamo che a questi zappatori potenziali qui posso mai insegnare il francese? Posso questa gente apprezzare, che ne so, la lettura di Racine, Molière, Le Tartuffe, Le Bourgeois Gentilhomme? Ma come si fa? Questi al massimo apprezzano Casper e Zuzzurro. Se io a questi qua, glielo dico sinceramente, nella mia ora mi lasciassi avvangare un po', sarebbero più contento loro e sarei più contento io. Questa è la cosa. Allora, quindi globalmente la classe non è una brutta classe, mi pare di capire. No, preside, come no? È una bella classe. Nella mia materia ci sono 16 insufficienze. Anzi,
Preside, io in realtà non posso lamentarmi della classe. I ragazzi sostanzialmente mi seguono. Pensi che soltanto 3 hanno rinunciato alla religione. Gli altri preferiscono rimanere in classe con me mentre leggo loro L'arte di amare di Eric Fromm. Scusi tanto, padre Matossi, ma non le sembra un libro un po' audace? Audace, dice? Sì, sì, un pochino sì, effettivamente, però lei lo sa, io sono per innovare, io penso che anche l'insegnamento della religione abbia bisogno di aria fresca. Vabbè, allora, diritto che dice? Va bene, benissimo, ma le dico solo che la maggior parte di loro pensa che il diritto sia il contrario del bovescio. Sentiamo la ragioneria adesso. Preside, io ho molti dubbi, ecco, sono stata ore ed ore a fare le medie, però non sono convinta. Ma lei ha molti dubbi perché è coscienziosa, non la conosco bene, ah, ce la conosco bene. Però adesso, cara signora, mi faccia un favore, ma non cominciamo subito con questi dubbi, via, andiamo. Giusto, giusto, preside, ma Calauro, guarda che io ho fretta. Preside, scusa, gli dica un po' di non rompere qua. Colleghi, per cortesia non ricominciamo, eh? Adesso è il momento di guardare i numeri, esatto. Non di fare poesia. Allora, qui dal registro emerge che i risultati sono accettabili, ma proprio come diceva Lettere, vedo questa sola fra Sonia. Beh, ma questa a tutti 8, bella media, ma che pagella. Poi questo Benelli ha 2 materie, quest'altra Correttina è 1, questo Danna si fa 3 materie, non c'è dubbio, e così anche Di Marco. Preside, io ho molti dubbi. Preside, la collega Baccalauro i dubbi se li doveva far venire a casa, non adesso qui. Colleghi, via, non facciamo poesia. Allora, Milazzo si fa 1 materia, però sono diritto con 5, Passarelli discutiamo questo 5. Che discutiamo? Portiamola a 6. Bene, allora promosso, via. Filosofo si fa 2 materie, Ognibene 3, Sabatini 1, Orlacchi 2, Sbilenchi 3. Ecco, preside, poi io su Sbilenchi ho proprio tantissimi dubbi. Santa Madonna, questa ci fa fare notte. Sentiamo, signore. Che problemi ha con Sbilenchi? Io la boccio! Bravo, ma non l'avevi messo 6 tu all'ultima interrogazione? Guarda che me l'ha detto Sbilenchi. Sì, ma poi ho avuto dei dubbi. Che li puoi avere solo tu i dubbi? In effetti meritava 5, perciò va a settembre. Ma scusi, preside, ma che qua c'è il rotto, può fare e disfare come gli pare? Sì. Questa povera ragazza non se ne merita la 3 materie a settembre. Allora facciamo così, quanto ho messo io a Sbilenchi? Io Sbilenchi più ho scritto 5 e 5. E ci posso ripensare? Ma ci vuole ripensare? Preside, ma non è possibile, io ho una cena stasera, non ho mica la sua email a casa. No, per allora. Allora, preside, guardi, Sbilenchi con me a 5 e mezzo, però questo compito è fatto bene. Meriterebbe 6, addirittura 6 e mezzo, no? Va bene, signora, però non facciamo notte, andiamo via. Va bene, allora io le metto 6 di media. Va bene a tutti? Per me l'essenziale è che ci sbrighiamo, tanto la mia materia se la fa comunque. Per me Sbilenchi è sufficiente, preside. Va bene, allora la Sbilenchi ci fa 2 materie. Oh, 2. Tarantini invece se ne fa 3. Però 5 francese. Sentite, colleghi cari, ma non si potrebbe aiutare un pochino e vedere di fargli portare solo 2 materie a settembre? È il figlio del professor Tarantini. Ah, no, peccato. Sì. Allora, Mortillaro? Dov'è Mortillaro? Lo vado a chiamare. Vabbè, preside, però se qui la gente va e viene, non finiamo mai. Non è possibile. Mortillaro! Portillaro, allora, su 5 di Tarantini lo possiamo portare a 6? Ma il 5 di Tarantini è 4 e mezzo. Se io tocco il 5 di Tarantini, poi devo toccare anche il 5 di Sbilenchi e il 5 di Coretti. Giusto. No, aspettate, non mi state facendo capire più niente. Io qui ho già verbalizzato chi ha 5 e chi ha 4. Mi vuole fare lo scrivibacchino, poi fai i pasticci. Consolino, non meraviglio di te, che fai professore da tanti anni. Abbi pazienza, tu sai benissimo che sono dei 5 che sono 4 e mezzo. E ci sono dei 5 che sono 4. Allora, Coretti che cos'è? È 4. Tarantini? 4. Sbilenchi? 5, va? Va bene così allora. Coretti ripara 2 materie, Tarantini?
Tre. Mi dispiace solo per il professor Tarantini, cercate di capire. Ma allora, lavora Sbilenchi. Ma non la possiamo passare a sei? Portinaio, la possiamo portare a scena Sbilenchi? Insomma, però io ci tengo a precisare che è il consiglio che mi fa passare il 5 di Sbilenchi a 6. Voglio che sia verbalizzato. Va bene, verbalizzato. Ora veniamo al soldo. Gli altri mi sembra che sono tutti promossi. Lei è d'accordo, ci tratta, i suoi 6 meno meno li possiamo portare a 6? Va bene, preside, però una cosa è 6 meno meno. E una cosa è 6. Lo vedi? E voglio che venga messa a terra. Lo vedi. Quindi però Sbilenchi ha 6 meno meno, io la parto a 6 e quindi scrivo che è promossa. Ma un momento, la Sbilenchi ha anche 5 in diritto, No, va bene. Un momento, scusate, io qua dagli appunti della professoressa Pepe leggo che qua è insufficiente l'educazione fisica. Vogliamo qua portare l'educazione fisica a settembre? Qua c'è scritto chiaramente che il bugger lo fa tutto stolta. E per forza, Sbilenchi! Allora, le vogliamo fare una telefonata? Ma perché mettiamo qui a far poesia? Ma andiamo, Sbilenchi promossa! Sbilenchi promossa! Promossa Sbilenchi. Ora veniamo a Cardini. Voci. Cardini mi sembra l'unico caso disperato, sbaglio? No, solo lui. Tutte gravissime insufficienze. Qualche insufficienza. Sì. Qualche insufficienza, ma professore. Ma questo qui ha tutti e tre, tranne che nelle sue materie, dove stranamente ha 6-7 in italiano e 7 in storia. Che cos'è? Sì. Un umanista? Umanista? Ma Cardini è disumano, ma quale umanista? Hai detto bene. Cari colleghi, guardate, noi parliamo di un ragazzo che ha una personalità piuttosto complessa e va valutato per questa complessità. Fa delle cose un po' infantili, pur avendo 20 anni. Questo va detto, fa la pistola con la mano e si spara sull'altra mano e fa PUM! E poi fa vedere la mano ferita alle compagne e dice, ecco, questa è la mano morta. Signor Presidente, ma che parliamo a fare? Scusate, abbiate pazienza. Cardini vivrebbe tutta la sua vita felice in mezzo ai campi, cazzato. Se noi non avessimo inventato questa maledetta o benedetta scuola di Marsa o dell'Obbligo. Ah, sei caso, Cardini. Pronto? No, e chi si va per le lunghe? Si tratta. E tu ti devi aspettare, dai! Io arrivo subito. Sì, a dopo. Se lo porteremo pure nel cesso prima o poi. Allora, è chiuso l'ufficio dei Termosifoni? Allo spiritoso, eh. Possiamo cominciare? Sì, possiamo riprendere il nostro lavoro. Allora, cari colleghi, quando parliamo di Cardini, noi dobbiamo considerare che le cose vanno viste in una certa prospettiva. Prospettiva. E il ragazzo l'ho valutato per queste sue capacità intrinseche, più che per le conoscenze didattiche vere e proprie. Noi dobbiamo considerare ma fa per piacere, va. Ma sì, vera. Bisogna dire vera. Ma fa per piacere, va. Dammi una mano, mi sta incantando, non so più che dire. Fa per piacere, va. Il metodo, preside. È partire dalle cose che questi ragazzi sanno fare bene. Brava, è quello che volevo dire. Sì. Per esempio, no, Mortillaro, secondo te, questo Cardini. Ma te mi vuoi far alzare il voto pure a Cardini, ma volete far alzare? ma non insistete, non ci riuscirete proprio. Io non ho più intenzione di alzare un dito per nessuno. Mi hanno preso per il bambino. Lo so, il bambino, sì. Ridete, aspettate un altro poco che tanto tocca pure a voi. Ma lo sapete chi ha tradotto la Fedrape, l'edizione Caprifoglio del 1959? Io l'ho tradotta. Caro preside, io avevo un futuro che era una spada, ma purtroppo il tempo si è ritorto contro come un boomer. Guardate, preside, mi si sono bruciato pure i pantaloni. Ma guardate che roba. Ma l'ha detto alla fidella Maria, ma guardi che fa miracoli, eh. Non sapesse che cosa ha fatto la mia gonna. Sì, signora preside, i piedi sono maleducati e basta. Direttamente, la signora Maria le rammenta la gonna. A me il pedale mi chiamerà morto in là, non ci mettono manca il professore davanti. A lei si tappa il cesso a casa e vengono a fare la lavoretta di idraulica. Capito? Sì, e vengono a lavare il sabato la macchina in giardino.
Cara preside, a me non mi spolverano manco più a cattedra, ma che ne sapete? Conta, loro forse rispettano solo quello che gli fa qualche piacere, perché conta solo la forza. Come? Fortunato, ma che stiamo, si sente male? Tranquilla, preside, non è niente. Sono le birre. Le birre? Hai bevuto? Ma che combina? Preside, il fatto è che ognuno ha la sua croce. Eppure Gardini ha la croce sua. Però la croce di Gardini è la scuola. Forse questo ragazzo non abbiamo saputo prenderlo per il verso giusto, ecco. Forse su questo ragazzo avremmo dovuto programmare meglio il nostro intervento. Ecco qui, programmare, non ce la faccio più. Soprattutto con state visto qui, che se programmano questo, vogliono, prevedono quest'altro, organizzano e vogliono l'assistenza psicopedagogica in classe, vogliono l'assistenza sociale, poi organizzano delle grandi marce contro la droga, fanno poi delle belle cose, vogliono la cosa, l'educazione sessuale, poi organizzano delle campagne per debellare l'AIDS. Porca miseria, ci vogliono le cinghiate, le bacchettate sulle nostre. Bravo, questa volta sono assolutamente d'accordo con te. Abbiate pazienza. Senti, Montillaro, caro Valle, state un attimo tranquillo e buono. Perché se è vero da una parte che questo ragazzo non studia molto, è anche vero che tu non puoi staccarlo dal suo background. Suo background? Che è il suo background? Lui ci stacca tutta a Cardino. Io odio, ci stacca pure la testa a Cardino. Poi dammi pazienza, abbiamo di passare, non vedi che stiamo facendo gli scrutini, ma passa più tardi, no? A morti là, forse non ci siamo capiti. Io tra mezz'ora te saluto e me ne vado a casa. Ah, sì. Oh, ma io mi sono occupata di questa presa. Ma che cosa sta succedendo? Preside, mi scusi, ma questa è la vita di... Veramente a me questo sembra un cestino. Sì, lo so, ma è il cestino da vita di... Tutti i giorni mi tocca fare il giro delle aule per vedere se sono stati votati i cestini. Perché questo, per la brescia tornassero a casa, e una volta si dimentica la terza A, e una volta si dimentica la seconda C, e una volta si dimentica la quinta B. E io me so stufata! La preside in di Caretta, questa dice un sacco di bucine. Io dico bucine? Sì, ma come, Mortillaro l'altra mattina è entrata in aula, ha trovato il cestino piano da giorno prima. A Mortillaro, di rode, dico bucine. Non mi coinvolgete in fatto che non me ne la sagredina sta a fare tutta la sagacciata per il cestino. Allora, cerchiamo di moderare le parole, sa. Hai capito? Modera le parole. Non si dice cacciara. E come si dice? Cacciaia. Andiamo, guardate, qui stiamo lavorando, Perciò prendete e andate a risolvere le vostre beghe altrove. A che? Trovi. Boh. A noi ma sto trove, va. E qui non vedi quello se ne viene, non l'abbiamo saputo prendere, noi per il collo lo dobbiamo prendere a Cardini. Collega, è facile apprezzare Racine quando non si hanno problemi, ma Cardini ha la mamma. Sì, scusi consoliere, abbi pazienza, ma noi adesso dobbiamo, perché mi pagano a me? Mi pagano per sapere che la mamma di Cardini fa la squadra, che il padre è morto, che il fratello è gravemente malato, che il cugino spaccia droga. Per queste incombenze lo Stato ci ha provveduto a pagare gli uffici di collocamento, i becchini, i medici della mutua e i poliziotti. A me lo Stato mi paga per insegnare francese. E per vedere se a fine dell'anno i ragazzi lo hanno imparato. Ho insegnato francese. Certo. Cardini lo sa il francese? No. Bocciato, chi se ne frega. Forse se della situazione di questo ragazzo noi ci fossimo fatti carico in questi anni, forse, dico forse, non saremmo arrivati a questo punto. Poi alla fine una scuola che si rispetti ha bisogno A di
un'equipe medico-psicopedagogica a disposizione. B, di un collegamento stabile con delle strutture efficienti dislocate sul territorio. E che qui, equipe e territorio, ci vogliono le cinghiate, le pacchettate sulla donna. Presidente, mi scusi, ma io sto perdendo un affare di 180 milioni e qui stiamo cominciando a parlare dell'equipe medico-psicopedagogica. Questo Cardini, preside, un'ora e mezza fa all'incrocio di Casal dei Pazzi mi ha sputato la licenza per fare a prezzo della macchina. Ti ha pigliato pure a te. Pure a me. Hai fatto bene. Guardi che è anche l'autore di quella ignobile lettera. Esatto. Preside, che poi in gita ci ha lasciato senza autorizzazione per andare da Orta. Ma se non bocciamo, ci bocciamo. Posso dire una cosa però? Io ho veramente tantissimi dubbi. Altri dubbi, preside? Ma io gente a cena, ma non possiamo stringere. Professoressa Rinaldi, mo se c'è da discutere anche fino a mezzanotte si discute, punto. Cosa? No, io non ci penso nemmeno, io a certa ora vi saluto e buonanotte agli scrupoli. Passerelle per un'altra ottima occasione per stasera, baccalauro, prosegua, avanti. Allora, preside, il fatto è questo, Cardini nella mia materia ha 3, però ha un compito buono, fatto bene, guarda, non ci credevo manco io. Guarda, questa soluzione, tutto sommato, è originale, ecco. Immagino quanto sarà originale la soluzione di Cardini. No, sul serio, guardate anche voi. Ecco, guardate, io gli avevo messo 7, però potrebbe meritare 7,5. Anche 8. Anche 8. Ma poi se gli metto 8 e gli faccio la media col 3, gli verrebbe 5,5. Ecco, io questo 5,5 sono disposta a portarlo a 6 se verbalizziamo che è voluto dal consiglio. No, il consiglio non vuole proprio niente del genere. Sì, ma qualche cosa cambia, signora cara, ma poi rimane sempre un bel mucchio di 3. Certo, se ci c'è un 4 in diritto, se questo lo alzassimo un po', passerelle, quanto lo possiamo portare sto 4? A 3! Io l'ultima interrogazione l'ho fatta a Cardini, gli ho chiesto cosa fosse un negozio giuridico, Lo sai che mi ha risposto? Ah, professore, ne hanno aperto uno sotto casa mia, del negozio giuridico, c'ha pure i giochi da Nintendo. Ah, e poi gli ho chiesto, che cos'è l'enfiteusi? Lo sa che mi ha risposto? Ah, deve essere una di quelle cose che viene a chi fuma troppo. Ma che poi non è neanche vero che ci vogliamo, eh. No, perché può venire benissimo anche chi non fuma. Alla lettera anonima. Lettera anonima, sì, certamente. Mi raccomando, me la restituisca subito. Presidente, posso dire una cosa? Alla fine questo ragazzo ha delle buone capacità anche in lettere. Scusa, ma la sufficienza in italiano a Cardini si spiega da questa vocazione del ragazzo alle lettere. Alle lettere, bravo. Allora ci spieghi il professore di lettere. Se sono le lettere anonime che lo hanno convinto a parlare positivamente. Senti, stai calmo, non ti scaldare troppo, caldaia. Qui c'è stato un errore, preside, un pregiudizio, direi. Guardi, posso essere stato anche io il primo a sbagliare. Sei molto bello come professore. Perché? Mi piace. Io adesso, procarico, lei vi invito a confrontare la grafia della lettera anonima con la grafia del compito di Cardini. Sono completamente diverse, controllate, guardate. Dai, a me che sto dicendo. Fate vedere. Sono qua. Mi volete far vedere? Allora, sgombriamo il campo da un equivoco. La lettera non l'ha scritta Cardini, controllo. Dai, Mattozzi, è colpa tua. Lo posso dire io. È colpa tua. Scusa. Dammela a me, dammela. Vedere. Ma è colpa mia, ma vai. Te lo dico io, sopra. Effettivamente non sono molto simili. No. Ma io non ho mai detto che è colpa di Cardini. Io stavo dicendo che... Basta adesso lasciate vedere a me, basta, un momento. Allora, ma sì, ma è vero, ma le grafie non si somigliano per niente, scusate. Ma preside, guardi bene, le grafie sono identiche. Ma che dici, si trovano identiche? Sono due grafie completamente diverse. Certo che, pure te però, Oh, correggo i compiti di Cardini da 3 anni! Sono affidabili in tutto. È stato il pregiudizio di Mattozzi che mi ha tratto in inganno. Ma quale pregiudizio? Sì. Sì. Le calligrafie, confermo, sono completamente diverse. Esatto. Se ciò non toglie che Cardini rimane un beduino, un delinquente. Sì, è vero, preside, le grafie sono diverse, ma
ma tanto alla fine cosa cambia? Vabbè, se lo dite voi, però per cortesia sbrighiamoci, perché... No, scusate un secondo, ma allora se questa lettera non l'ha scritta Nardini, ma allora chi l'ha scritta? Ecco, chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta? Sentite colleghi, basta ora con la poesia, andiamo, sedetevi e riprendiamo i lavori. Siamo, avete finito? Sì, ma non stavo ancora qui perché non c'abbiamo niente da fare. Ma ti sto dicendo che devi passare dopo, ma cosa te lo devo dire? Sì, sì, lo sapete che c'è di nuovo? Queste sono le chiavi, le lascio qui e la palestra va a chiudere da soli. Ah, un consiglio, le finestre lasciate aperte che è meglio. Ci hanno rovinato i sindacati. Colleghi, adesso però andiamo a sogno. Allora, questo ragazzo qua non ha scritto nemmeno la lettera a noi. Ma c'è qualcosa che sa fare, qualcosa in cui brilla, ma che so io, una vocazione, un qualche cosa a cui ci possiamo abbigliare per aiutarlo. Preside, l'unica cosa che questa bestia sa fare è la mosca. Come la mosca? Allora, che è braccio, come parlava con ma proprio la mosca senza, lui vola, cosa appiccica solo a sogno, con le zampette ci cammina sopra, no? E con la proboscide, che sarebbe la bocca, le succhia il collo. Succhiotti, direi, fai succhiotti. Ma questo è quello che vorrebbe fare Cirrotta con le studentesse. Montilaro, diglielo tu, mi fa o no, fai i succhiotti, i cartini, dillo. Io nella mia ora non me ne sono accorto mai. Signora Preside, in realtà il ragazzo, attraverso l'imitazione della mosca, esprime una realtà spirituale ricca di significato. Ma babbo riammazzata! Lui in pratica fa così, almeno durante la mia ora. Ma perché? Adesso lo faccio. Volevo solo brevemente farvi vedere, lui si mette al centro della classe e comincia a muovere la e poi fa zz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 
Sembra che dica, professore, sono Cardini, aiutatemi. Ma perché? Perché devo subire questa trasformazione? Che cosa sono tutte queste uova addosso a me? Che cosa sono? Ma non sopporto essere così bestia. Aiutatemi, aiutatemi. Che cattivo odore, che cattivo odore. Che puzza. Non sente mica solo la mosca. Ma Tozzi, io capisco che tu voglia fare il tuo mestiere, ma tu vedi l'anima dove l'anima non c'è. Uno che fa così, ha ragione Girotta, è cretino e basta. No. Pronto? Pronto? Sì. No, non lo so fra quanto posso venire, guarda. Io cerco... Non c'è, io non posso. Chiacchiere, facciamo solo chiacchiere. Predisponete intanto l'allaccio del gas, via così. Presidente, tagliamo la porta. Il ragazzo fa così. Si mette al centro dell'aula, ricomincia a volare. E poi mi salta sulla cattedra e mi guarda. E comincia a dire, a te che schifo, come sa, frate che spagnolo liberatemi, a te l'insetticida, dammi una spruzzata. Allora io prendo l'insetticida, mi faccio e lui si lascia cadere a terra, urlando, eutanasia! Il ragazzo ha ragione. Se ci mette pure tutto ci mette. No, ma il ragazzo ha ragione, c'è un discorso molto profondo, anche se lui semplifica un po' troppo il dramma del ragazzo che invece è molto più cupo. Sì, no, è quello che stavo dicendo io. No, tu sei un sacerdote e tiri l'acqua al tuo mulino e quindi la spiritualità e puoi vedere l'anima prigioniera della bestia. Ma non è così, no, il ragazzo soffre il senso di umanità. Lui dice, questo sangue che sento nelle mie vene lo fa soffrire e dice, no, che mi fa schifo il sangue nelle mie vene, il sudore mi fa schifo, si scaccola e dice, le caccole mi fanno schifo, voglio ritornare Mosca. Presidente, non è vero, non c'è questa avversione nei confronti del genere umano. Ma non ce ne frega proprio niente. Il ragazzo è avvilito e poi si rivolge a Solofra Sonia, ed è una bella scena, preside, sono bravi, lui è come agonizzante, lui la guarda e le dice, salvami.
Salvami da Cardini. Bravi, bravi, senza pudore. Anche in sede di scrutinio, certi. Ci siete proprio piaciuti, guarda. Se tu fa un piacere tu a me, quando è finita di fare il pagliaccio, mi scrivi che me ne sono andato, che mi fai schifo veramente. Io l'ho detto, gli metto 8 allo scritto, così poi gli viene 5 e mezzo in media e 5 e mezzo lo porto a 6. Ecco, bene. Allora, Cirratta, come siamo messi con i voti miei? Con Cardini, Cirratta, i voti di Cardini, cioè, quali sono? Quali sono? Io qui ho un 2. Un 3, un impreparato. Facciamo 3 di media e per uno che sputa la liquirizia sui parabrezza delle macchine e fa la mosca, secondo me anche troppo. Allora, per quello che mi riguarda, purtroppo diciamo che c'è chi è nato per studiare, c'è chi è per nato per fa la mosca. Quindi quello 3 era prima e 3 rimane adesso. Anzi, ce l'ho di più, signora Presidente. Secondo me, suo Cardini non sa fa bene manca la mosca. Presidente, anche il mio è un 3 risicato. Se vuole controllare il registro... Yeah, io in diritto confermo molto bene. E allora, Cardini, è respinto. Oh, è parte. Mi dispiace, professor Cocciolino. Adesso lei verbalizzi con cura, riassuma come sa fare lei tutta la discussione che c'è stata, beh, ad eccezione della mosca naturalmente, lei è una bella penna, deve risultare dal verbale che abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarla. Ce ne andiamo a casa. Va bene, e con questo mi pare che oggi abbiamo finito. Certo però, cari colleghi, devo dire la verità, a me sta cosa mi dispiace. E che ci possiamo fare? Così, ma mi dispiace davvero. Ma perché io lo so che cosa provano le famiglie. Ma guardate che è un dolore, sa? E poi dico io, ma proprio oggi? Proprio oggi che avrei sicuramente preferito dei risultati un po' più lieti, visto che ero già così triste per fatti miei. Triste, Presidente? Perché? È successo qualcosa di grave? No, no, niente, via, una sciocchezza, via. Ecco. È una sciocchezza. Ma quindi ce ne parli, siamo in Borgia, siamo una bella famiglia. Non si vuole confessare. Ma per carità, non mi stia lontano, andiamo. Ecco. Una memoria, ecco. Vedete, cari colleghi, oggi la vostra preside, mentre era da sola in precedenza, ha ricordato un brutto episodio della sua infanzia. Preside, però ce lo doveva dire. Io l'ho vista che era un po' giù la preside. No, sapete com'è che poi a un certo punto ti sale su tutta quanta l'emozione. Guarda, ma io non so come è successo, ma dov'è che l'ho messo? Ma mi sono venuti dei versi. Oh, santa Madonna! Preside, lei è insegnante di matematica, non ha mai avuto questa grande forma mentis letteraria. Preside, ce la legga, ce la legga! No, per carità, non ci può privare. Per le cose belle c'è sempre tempo. Sentiamo sto Baudelaire che ce ne andiamo a casa. Allora, se sì, però guardate, veramente una cosetta, non è che voi state lì che vi aspettate chissà che cosa. Signora Preside, io è da tanto tempo che non mi aspetto niente. Allora lo legga, guardate davvero, non vi prendete in giro per fare cose da niente. Andiamo. Oh, prima che la leggo voi dovete sapere una cosa, che io da bambina avevo un cane che si chiamava Bubù. Oh, santo Cristo! Un giorno non so come sto cane mi è scappato di mano, è finito in mezzo alla strada ed è andato sotto una macchina, avuto davanti i miei occhi! San Rocco benedetto! Ma io non so perché sta cosa mi è tornata in mente dopo decenni, guarda, santo sa. Cristo. Ed è per questo che poi mi sono venuti sti versi. Oh, santo. Vabbè, allora leggo, capite? Si metta più al centro, così la vediamo bene. Adesso no, adesso sì. Allora, mamma mia, ma quanto sono emozionata, vero? Allora, avevo da piccola un orologio a cucù e un cane gentile di nome Bubù. Correva e saltava, correva e saltava. Oh, santo Cristo! Si è emozionato! No. Per cortesia, la legga, legga di lettere! No, Presidente, era veramente drammatica come la leggeva lei! Legga, che era bellissima!
bellissima, prego, vada avanti. Guardi, glielo chiedo come favore personale. La legga lei che è così bravo a leggere la Carmen dei Sepolcri. Sì, che ce ne siamo a casa. Dove eravamo, dove era rimasta? Da capo, da capo. Da capo. Sprechiamoci. Dai, sprechiamoci. Avevo da piccola un orologio a cucù e un cane gentile di nome Bubù. Correva e saltava col muso all'insù. Gridavo Bubù, gridavo Bubù. Ma un bolide mortale lontano ti portò nel mondo delle tenebre, un dì ti trascinò. No. E ora che son preside e bambina non più, piango e invoco ancora Bubù. Bubù. Bellissima. Bellissima. Presidente, è delicatissima, ne dovrebbe scrivere altro. Grazie, guardate, io veramente vi ringrazio e spero di non aver abusato della vostra gentilezza. No. Ma vedete, tutto questo era per chiarire che il dolore, cari signori, non risparmia mica nessuno. Ma peccato, peccato questo povero ragazzo qui, questo Cardini. Cardini, almeno il nome, lasciamo. Vabbè. Allora, sentite, cari signori, adesso io vi ringrazio, però... Signora Presidente, se mi consente, meglio lui che Bubù, di che l'hanno, per cortesia, questa cosa non la deve dire nemmeno per scherzo. E ora basta fare poesia e torniamo al nostro lavoro. Allora, prima di tutto le pazzelle. Chi scrive le pazzelle? Passarelli? No, io non ci penso nemmeno. E quando mai? Alle 9 venga qui. Le scrivo io, Presidente. Mortillaro, lei venga qui e lei scrive il registro di classe. Ecco qua. Mentre invece il tabellone lo diamo a Zirrotta. Eccoci qua. Ecco, io adesso devo scappare perché devo andare a fare gli istutini nell'altra sezione. Qual è la sezione dove dobbiamo andare? La E, Preside. La E? Sì. Ma come la E? Ma non è questa la E? Questa è la D, Preside. La testa. Allora mi raccomando, fate attenzione a quello che scrivete, eh? Arrivederci. Assarita, che dice religione su Assarita? Voto con 3 assenze. Italiano, tu che dici? Italiano, Assarita c'ha 7 con 6 assenze. Oh, scusate. Ma prego, comodi, mi sono dimenticata di una cosa. Mi raccomando, quando dovete scrivere 6, di non scrivere 6, ma di scrivere sex. Anche sul tabellone si rota, mi raccomando, eh. Non si preoccupi, lei, non ho mai dimenticato il sex. Capite, lo sapete, che se poi c'è uno studente indisciplinato, quello che fa, prende l'iPhone, una stanghetta, lo fa diventare una T, vicino ci mette un'altra T, poi ci mette una E, e come si legge? Bravissimi. Ah, è un'ultima cosa, non vi dimenticate di firmare il registro, altrimenti siete al mare, siete in montagna, dove siete, la vostra preside vi richiama, vi fa tornare qua per mettere la vostra brava femminina. Allora, io vi ringrazio e buone vacanze a tutti. Buone vacanze. Signora Presidente, la funzionaria, la stanno aspettando. Sì, ma adesso arrivo, sto arrivando. Ma senta, ma ho fatto quelle fotocopie che certo, avevo detto. Certo, come non se ne le ho fatte? No, assolutamente sì. La fotocopiatrice ha sparato tutti i fogli bianchi. Fogli bianchi. Che schifezza è? Scusi, ma che schifezza ha fatto? Io schifezza? La fotocopiatrice ha fatto delle schifezze di fotocopia. Ma che volete da me? Ma santa pazza, ma chiami l'assistenza tecnica? L'ho chiamata. Sapete che mi ha risposto? Hanno detto quando ci pagate le fatture, allora noi veniamo a riparare la macchina. Sono 3 anni. Baccalauro, che voleva lei l'equipe medico psicopedagogica, ma qui non abbiamo neanche la fotocopiatrice. Ma andiamo, va, andiamo presto con quelle scarpe che rovina tutto le nostre. Andiamo, Baccalauro, che dice qua? 6 con 9 assenze. E pianti, Cirrotta, che dici? 6 con 10 assenze. Ma da dove?